WRN presenta. Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge. Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge.
Canto al tempo dell'anima mia da prima di me, 2209. Si chiama E invece io questo brano. Riccardo Sinigaglia. Un bel viaggio testuale, musicale, quello con cui apriamo la nostra notte ai confini. E siamo alla penultima, cari ragazzi, siamo tutti dei ragazzi. Siamo alla penultima puntata di Border Nights, poi gran finale la settimana prossima, anzi diciamo che annunciamo che sicuramente poi questa sera, poi più tardi, apriremo le nostre linee su Skype, le nostre intense linee su Skype dopo mezzanotte, ma l'idea poi la settimana prossima è di fare proprio magari un'intera puntata in cui apriremo su Skype, poi se uno interviene bene, se non interviene faremo uguale, cioè nel senso, anche perché poi la prossima puntata saremo solamente io e Paolo, come da tradizione, insomma è la seconda volta che facciamo insieme l'ultima puntata, e allora diciamo che sarà un modo per salutarci, un saluto di fine stagione. Come al solito sarà l'occasione anche per, diciamo, riascoltare le musiche più significative, come abbiamo fatto nell'ultima puntata dell'anno scorso, forse qualche blob anche da qualche puntata, ci sono due o tre cose da risentire, e quindi insomma sarà il modo poi per salutarci. Mentre questa sera, per quella che è la nostra penultima puntata, tra poco parleremo di energia organica, così ci ha suggerito un ascoltatore che ne sa molto però di queste cose, e tra poco sarà con noi per diciamo darci un'introduzione a questo mondo dell'energia organica. Secondo lui forse è il segreto dei segreti, il segreto che più di tutti magari o al pari di altri è stato tenuto nascosto, perché insomma è alla base poi di tanto altro, ci dice Salvatore, che avremo tra poco insieme a noi. Poi noi volevamo fare, per la verità, il bis, perché ci avete molto richiesto, ovviamente siamo rimasti colpiti anche da molti commenti positivi che abbiamo ricevuto sull'intervento di Francesco Raum della settimana scorsa. Alcuni ci chiedono addirittura di poter parlare con lui in qualche modo. Scrivo Guido perché ovviamente c'è Paolo che quando io faccio un discorso mi scrive dei messaggi che non vi posso leggere, ma ovviamente non è facile, diciamo, mantenere, già è difficile per me mantenere una organicità al discorso, una coerenza, e poi arrivano questi messaggi. Per Paolo è il segreto dei segreti, è un'altra cosa, magari ce la spiega lui dopo, vabbè. Comunque, dicevo, siamo rimasti colpiti da i commenti positivi su Francesco Raum, addirittura persone che vorrebbero parlarci in privato, che vorrebbero conoscerlo, ci hanno invitato, esortato a riproporlo ancora prima della fine della stagione. Poi c'è stato un problema di comunicazione negli ultimi giorni, quindi diciamo che questa sera non può essere con noi, ma comunque ha lasciato anche sul nostro gruppo Facebook un documento. Poi ci si è aperto un dibattito anche molto intenso, anche con quella che poi diciamo è un'altra persona a lui vicino, di sesso femminile, e che insomma, ha raccontato molte cose sul gruppo Facebook. Poi magari c'è stato qualche malinteso, qualche scontro anche verbale, comunque sia, ha vivacizzato molto il gruppo questo intervento, e poi ci ha fatto entrare in questo mondo. Poi a ognuno di noi, di voi, il giudizio sulle cose che ci ha detto andranno risentite bene, con calma, e poi vedremo, insomma, alla fine ognuno di noi si farà ovviamente il giudizio che ritiene opportuno. Tutto questo per dire che, però, siccome questa è l'ultima puntata con gli ospiti, allora mi faceva piacere questa sera riavere con noi per un po' Carpe Oro, perché abbiamo fatto praticamente con lui una puntata al mese, e allora, visto che l'ultima puntata con gli ospiti, ormai lui non è un ospite, diciamo che è una persona a cui vogliamo molto bene e che davvero ci ha arricchito tantissimo, e allora ci sembra giusto concludere come, diciamo, presenze anche con lui. Poi con Paolo andremo avanti fino all'una, ovviamente, per la sua gioia e contentezza, e dopo mezzanotte eventualmente diciamo che tenteremo di aprire il nostro account Skype Border Nights
e vedremo se ci saranno altri match noti o meno noti. La nostra email è bordernights@webradionetwork.eu, il blog bordernights.blogspot.it. A proposito del blog, abbiamo messo di nuovo oggi l'aggiornamento su questo libro stagionale che vogliamo fare, con gli interventi più significativi degli ospiti, la trascrizione degli interventi più significativi. E dopo che abbiamo messo l'annuncio sul blog, sono arrivate altre adesioni, quindi forza, perché ancora siamo abbastanza lontani dall'obiettivo della questa soglia minima di 100. Poi vedremo se ci sarà modo, ne arrivasse con un po' di meno, comunque magari di farlo stampare lo stesso. Comunque sia, sarebbe davvero importante raggiungere la soglia di 100. Quindi, se volete, ma ancora una volta, mandare, se non l'avete già fatto. Se l'avete già fatto, è inutile mandarla un'altra volta. Mandare la vostra preadesione per avere questa sorta di ricordo stagionale, il libro stagionale di Border Knights con la trascrizione degli interventi più significativi, un po' di tutta la stagione e dei personaggi che si sono alternati qua ai nostri microfoni. Quindi, per dare la vostra preadesione, mandate un'email a bordernights@webradionetwork.eu. Poi le modalità per averlo, eccetera, poi le comunicheremo se raggiungiamo la soglia minima, se no è inutile che comunichiamo cose inutili, insomma, no? Quindi vi aspettiamo, il gruppo Facebook Border Knights. Allora, tra poco si parla di energia organica. Andiamo però a salutare intanto Paolo Franceschetti. Buonanotte, buonanotte Paolo. Ciao Fabio, ciao a Eccolo qua, tutti. bene. Sembri molto serio qui. Oh, stanno arrivando ancora. Nicoletta ci ha mandato l'adesione e poi un'altra perso, poi Andrea, Raffaele, forza, avanti, dai. Andiamo avanti verso il nostro obiettivo e Paolo sta già, diciamo, scaldando le sue dita per la trascrizione, vero Paolo? Dai, siamo leggiadri che siamo arrivati alla fine. Ah, bene, 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 alla fine, insomma, manca ancora una settimana. Allora, caro Paolo, sono arrivate anche delle belle email questa settimana. Devo dire che ce ne sono un paio, due o tre molto interessanti, di domande. Quindi queste ce le giochiamo, come dire, strada facendo. Invece, per quanto riguarda il tuo mondo, che è successo in questa settimana? Di che cosa ti sei occupato? Come sta andando questo tratto della tua esistenza? Ma ho ripreso a lavorare dopo il periodo di sospensione di mesi, no? Fino ad aprile, prima della morte di Maria Paola. Quindi, che dire, riprendo piano piano, insomma, senza troppo entusiasmo, ma comunque si riprende tutto. Sto facendo anche delle cose molto interessanti, vari articoli, varie attività, tutto che stenta un po' a decollare, perché sono più le difficoltà che le cose che scorrono lisce. Con Carpeoro ci stiamo organizzando per fare una casa editrice e questa è una delle novità. Poi sto scrivendo, preparando un libro sulle religioni, ho già il contratto con un editore, e un libro che sarà particolare perché evidenzierà alcune cose che normalmente non si evidenziano, quindi sarà un libro totalmente fuori dagli schemi ordinari, diciamo così. E insomma, di cose di carne al fuoco ce n'è tanta, insomma. Bene, belli questi progetti, la casa editrice, il libro sulle religioni, insomma, ci sarà modo comunque di stare legati a te anche poi quando non saremo in qualche modo, anche se non sono cose immediate probabilmente, ma insomma, poi ci sarà modo comunque di rimanere legati anche durante questa estate. E allora, tra poco parliamo di energia organica e anche tu, Paolo, mi dicevi, insomma, qualcosa in passato hai annusato di questo argomento. E tra un attimo, però, e dopo la pausa musicale, ci occupiamo di energia organica. Ovviamente ci sarà la scheda dei maestri di dietrologia nel corso della puntata, il libro della settimana, e vedremo cosa ha scelto il punto di incontro questa settimana per noi, ma tutto ovviamente con il suo ordine. Tra poco, l'energia organica.
L'estate del vino, potremmo definirla così, anche se non sono un grande amante di vini, tranne che quando vado a casa di una certa persona, il quale, diciamo, è un po' lo scotto che devi pagare. Allora, 22:23, insieme a Paolo, adesso ci ha raggiunto Salvatore Picciotto, che vado a salutare. Buonanotte, Salvatore. Buonanotte a voi, felice e onorato di trovarmi qui. Grazie, grazie Salvatore. Allora, tu ci hai inviato un'email qualche giorno fa in cui ci chiedevi se avevamo mai sentito parlare di energia organica. Tu l'hai definita, no, il più grande dei segreti da tenere nascosto, e allora noi ci siamo subito, cioè io mi sono incuriosito, Paolo ovviamente già sapeva tutto quasi, io ovviamente non sapevo niente, quindi sono andato un po' a vedere e devo dire che, insomma, l'argomento è sicuramente da approfondire. Intanto, Salvatore, se puoi magari dirci cosa fai nella vita, nel senso come ti sei interessato a questo o comunque o altri argomenti. Beh, io con questo non posso che essere siciliano, tanto per cominciare. Nella vita faccio il commerciale, sono direttore vendita di un'azienda commerciale della mia città. La mia passione è stata davvero, fin da piccolo, quella della conoscenza. Mi piace approfondire tutti gli argomenti che posso. Quando sono tanti non diventi esperto di nessuno, però mi appassiona la ricerca dei dettagli in comune tra le varie discipline apparentemente slegate tra loro. All'energia organica sono approdato perché una delle mie passioni più grandi è quella dell'alimentazione, questo mega argomento in cui è possibile leggere tutto e di tutto, e tutti hanno ragione, e quindi, però tutti dicono cose diverse. Passando dall'alimentazione pranica, di cui voi avete parlato in passato, so che Paolo è un discepolo, se posso dire così, sono arrivato all'energia organica. L'energia organica non è altro che una applicazione, ecco, possiamo dire in questa maniera, dell'energia organica, del prana. Mi fermo per il momento. Allora, infatti tu in queste mail mi dicevi ha molto a che fare con il prana, il Tao, e dici stiamo parlando sempre della stessa cosa, ma da quando William Reich, credendo di aver scoperto una nuova forma di energia, la chiamò orgone, le applicazioni sono diventate tantissime, e tu la definisci, o comunque riprendevi un'altra definizione, l'energia che mette in ordine l'universo. Ecco, dove si trova questa energia organica? Allora, questa energia organica si trova ovunque. Non ho timore a dire che si trova in tutte le cose animate e inanimate. Questa cosa penso che alle orecchie un po' di tutti possa suonare un po' troppo simile a Dio. Non voglio associare questa cosa a un essere superiore, che sicuramente esiste, però c'ha tanto 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 in comune. Scusa, la domanda esattamente era? No, la domanda è dove si trova questa energia? Si trova? Allora, si trova ovunque, però per rispondere con maggiore precisione io vorrei rifarmi agli studi di Pierluigi Ghina, che è un illustre italiano che è morto pochi anni fa alla veneranda età di 90 e passa anni. Anche lui scopre questa energia. Lui a quanto pare è stato pure allievo di Marconi, e i suoi studi risalgono al suo periodo di lavoro con Guglielmo Marconi. Scopre questa energia, anche lui è convinto di essere il primo a scoprirla, e anche lui dà un nome nuovo e la chiama atomo magnetico. E lui spiega che questa energia si compone di due forze uguali e opposte. Una
che proviene dal sole ed è di colore azzurro. Infatti anche William Reich, che tu hai nominato, e adesso magari diremo qualcosa in più su di lui, perché credo che i suoi studi siano quelli in assoluto più interessanti. Una azzurra che arriva dal sole e che gira in senso orario e che pulsa come il battito del cuore umano. Un'altra invece che sale dalla terra, di colore marrone, e diceva Pierluigi Ghina, ma non solo lui, che questa, l'incontro di queste due energie crea niente meno che vita. Guarda caso, questa cosa, ecco come ci si incontra in maniera interdisciplinare, guarda caso una definizione molto molto simile la davano anche gli gnostici, i cristiani gnostici senza la davanti. Sono i primi cristiani che fino circa all'800, 1000 dopo Cristo si trovavano un po' ovunque. Poi questa religione venne, come dire, soppiantata dal cristianesimo, che ci ha offerto tante bugie, ma questo è un altro argomento. Anche gli gnostici dicevano che noi veniamo dalla luce e che la luce spirituale è imprigionata nella materia. William Reich, a proposito, nei suoi studi ha rilevato che in determinate condizioni sia la materia organica sterilizzata e non, che finanche quella inorganica, generano delle, lui le chiamava adesso non ricordo esattamente la terminologia, comunque erano delle vescicoline che passavano, azzurre, lui le poneva a metà tra il mondo vivente e quello non vivente. L'energia che, per completare l'argomento, per completare il Pierluigi Ghina, l'energia marrone che sale dalla terra, che gira invece in senso antiorario, è sia da Pierluigi Ghina che da William Reich, che, guarda caso, questa cosa somiglia parecchio al Qi o Qi dalla tradizione taoista buddista. Sono due energie che, se si equilibrano perfettamente, mettono in ordine l'universo, come hai detto anche tu prima dalla mia mail. Questo mettere in ordine l'universo può far piovere quando serve. Il contrario significa crea i deserti. Infatti anche William Reich era cosciente di questa cosa, che l'avanzare della desertificazione avveniva proprio perché questa energia orgonica negativa, che lui chiamava DOR, Deadly Orgone Radiation, l'avanzare di questo orgone portava proprio la siccità. Quindi mette a posto il clima, fa crescere le piante. Io in giardino ho dei manufatti, adesso magari ne parleremo un po' meglio, dei manufatti che trasformano l'energia negativa, quando è troppa, in energia positiva. E intorno a questi manufatti è innegabile osservare che le piante crescono molto molto di più. Un'altra cosa che magari qualcuno può credere che sia suggestione: vicino a questi manufatti ci si sente più sereni. È un po' come quello che diceva il vostro ospite Sandalo, il musicista. Giordano Sandalo. Sì. Sì, riguardo le frequenze che le frequenze della musica che
nervosire la gente, questo è l'esatto contrario, praticamente ci riporta alla serenità. La frutta vicino alla, a questo manufatto non marcisce, o perlomeno molto molto più lentamente. L'acqua cambia sapore, in certi casi addirittura innalza il suo pH, tra parentesi, l'acqua con un pH piuttosto basico è quella che fa bene al nostro corpo, perché, anche perché si contrappone all'alimentazione che è tendenzialmente acida, soprattutto quella terranea. Se buttiamo un aggeggio di questo in uno stagno putrido, torniamo dopo una stagione con l'acqua limpida. Un altro evento eclatante che fa parte della storia di questa, della breve storia di questa energia organica e delle sue applicazioni, è stato portare questi manufatti e distribuirli per tutto il deserto dell'Atacama. È un deserto che si trova in Perù, tra due altissime una catene montuose, una di queste è le Ande, così alte che l'umidità non riesce a passare e non piove da alcuni siti dicono da 30 anni, altri siti dicono da 400 anni. Fatto sta che quello è uno dei posti, anzi è il posto in assoluto meno piovoso del mondo. Dopo aver portato lì questi matti, ogni anno piove sempre di più. Questo regalo, infatti questa attività di portare in giro questi manufatti si chiama gifting. Questi regali sono stati fatti da alcuni gifter peruviani nel 2007, e da quell'anno in poi piove sempre di più. Quest'anno addirittura ha nevicato. Sono eventi eccezionali. Eccezionali. Sono passato da un argomento all'altro. No, no, vabbè, comunque ci hai dato intanto una prima infarinatura. Poi dopo voglio capire bene di questi manufatti e come, cioè, se diciamo noi stessi volessimo, ecco, avvicinarci o tenere vicino questa energia, cosa si può fare. Ma intanto sentiamo Paolo che mi diceva prima di cominciare la puntata che un alchimista gli aveva parlato di questa energia organica. Tu invece che cosa ne sai di tutto questo? Guarda, io so poco, so che le orgonite, alcune piramidi di questo materiale vengono usate per diminuire gli effetti delle scie chimiche e hanno comunque un effetto riequilibrante. Io mi ricordo quando conobbi questa alchimista, mi mise al centro di una stanza in cui ai lati c'erano queste, come, non so come chiamarli, insomma, questi blocchetti di materiale organico. Uscì da lì, non solo mi sentii molto meglio per giorni, ma soprattutto, siccome io fumo da quando ho 25 anni, e la cosa che mi colpì è che smisi di fumare e mi faceva venire il volta stomaco la sigaretta. Devo dire che io non ho mai voluto smettere di fumare, cioè non è che sono andato lì con quell'intento. Questa seduta praticamente mi fece diversi effetti, tra cui di rendermi il fumo completamente gustoso, e questo effetto è durato un annetto. Poi ci ho messo molta buona volontà e ho ripreso a fumare, cioè facevo spesso delle prove perché io non volevo smettere e volevo ricominciare a fumare, e quindi ho ricominciato poi a fumare, ma ci ho messo circa un anno perché normalmente i primi mesi proprio non riuscivo ad avvicinare la sigaretta. Ecco, ma Salvatore, al di là di questi appunto manufatti, ecco, diciamo nella vita di ognuno di noi, ecco, com'è possibile, diciamo, attirare questa energia o magari trovare oggetti che appunto abbiano questi tipo di qualità? Allora, questi oggetti non si trovano comunemente, sono come vorrei dare una definizione un po' poco professionale, sono come dei sassi artificiali. Allora, abbiamo perso, mi sa, Salvatore.
Infatti anch'io sono come dei e poi non ho sentito più niente. No, infatti. Ecco, tornato. Sì, adesso ti sentiamo. Sì, anzi, io dovrei avere tutta la banda libera, però evidentemente Skype non è d'accordo. Sai, siamo in allora, Italia. Vai pure. Sì, sì. Anzi, ci sono io. Allora, per dare una definizione un po' così primitiva, è un come una pietra artificiale. Se poi possiamo dire subito come è fatta e come si può realizzare, in effetti. Infatti, andiamo, se magari qualche ascoltatore è interessato proprio a un'applicazione pratica. Sì, allora, facciamo una piccola premessa partendo dagli studi di William Reich. William Reich è stato il più importante allievo di Freud, solo che lui nei suoi studi è conosciuto nel mondo della psicanalisi come il padre della bioenergetica. La bioenergetica è quella scienza da lui fondata che mette in relazione la mente e il corpo. Oggi è una cosa abbastanza accettata, questa cosa. Soprattutto lui riteneva, e questa cosa somiglia tantissimo alla medicina induista e quindi i chakra, lui riteneva che attraverso il nostro corpo fluisse dell'energia e che il blocco di questa energia che poteva avvenire in alcuni punti specifici dove i muscoli hanno una certa conformazione, che guarda caso sono i punti dei sette chakra, guarda caso, il blocco del flusso di questa energia creava le malattie. Come avvenivano questi blocchi? Principalmente potevano avvenire per eventi traumatici, soprattutto in età infantile, adolescenziale, insomma è un classico questo nella psicologia, creando delle contratture muscolari che fermano questa cosa. E questa cosa, chi conosce il massaggio shiatsu si troverà già a conoscenza di queste cose. È interessante, piccola parentesi, è interessante verificare che quando ci si trova sulla strada giusta tante cose cominciano a combaciare. Questo è un esempio, come gli studi di Reich si rifanno ai chakra, alle massaggi shiatsu e a tante altre cose, perché alla fine lui casualmente si trovava il suo cosiddetto periodo scandinavo. Lui nacque in Austria, poi si trasferì in Nord Europa e infine negli Stati Uniti, dove tra l'altro fece una cattiva fine. Casualmente scopre questa energia azzurra che si liberava con una specie di fluido biancastro, e approfondendo questa scoperta ha realizzato che questa energia si trovava in tutta la materia, sia organica che inorganica, e a seconda dei materiali rispondono in maniera diversa. Per esempio il metallo, in particolare quello migliore in assoluto è l'acciaio non magnetico, il metallo la attrae ma la rifrange immediatamente, mentre i materiali organici la assorbono, primo fra tutti l'acqua è proprio un amplificatore di orgone. E così grazie a queste sue scoperte lui ha realizzato quello che lui chiamava in questo momento mi sta sfuggendo, ORAC, ha un accumulatore di orgone.
realizzato proprio con una specie di batteria, mettendo degli strati di materiale organico, lui usava il cotone, e materiale inorganico usava la miera. Va detto una cosa però, lui aveva il suo laboratorio che chiamava Orgonon, nel Maine. Il Maine sarebbe la regione degli Stati Uniti più a nord, sulla costa atlantica, sopra New York, sopra Detroit, ancora più su, una zona ricca di vegetazione e di laghi. Quindi lì l'energia organica positiva abbondava, e quindi lui costruiva questi accumulatori che riuscivano a accumulare energia organica. Questi accumulatori lui li faceva di diverse dimensioni, ne faceva di piccoli e ci teneva gli alimenti come una sorta di frigorifero. Abbiamo detto prima che la frutta marcisce molto più lentamente in presenza di energia organica. Ne faceva di grandi, ne aveva uno che era alto circa 1,40 m, in cui lui faceva sedere dei pazienti, e la gente, questi suoi pazienti guarivano soprattutto da certe malattie, tipo i calcinomi, il diabete e altre malattie. Scomparivano queste malattie proprio nel giro di una seduta. Poi in seguito, anni dopo, provò a convertire, quelli erano gli anni, stiamo parlando degli anni 50, erano gli anni in cui c'era la paura della bomba atomica, era molto molto alta, era una novità. Noi bene o male abbiamo imparato a convivere con questa paura, e quindi lui prese un elemento radioattivo, lo mise dentro un accumulatore organico e fu un disastro. Lui e i suoi collaboratori presero addirittura star male, forte mal di testa. Quindi si è reso conto che questo accumulatore di orgone in effetti poteva anche accumulare e moltiplicare anche l'orgone negativo. Per orgone negativo potremmo anche, dando anche una definizione più vicina alla nostra vita, potremmo anche considerare i comuni onde elettromagnetiche. Quindi le comuni onde elettromagnetiche sono orgone negativo. Tra parentesi, prima abbiamo detto che l'orgone negativo risale dalla Terra. Non tutti sanno che dalla Terra risalgono parecchi campi magnetici. Uno di quelli più comuni che abbiamo ognuno di noi in questo momento anche accanto sono i nodi di Hartmann. Ce n'è uno ogni circa 2 metri, 2 metri e mezzo. Questi sono campi magnetici che risalgono dalla Terra. Salvatore, motivi di tempo ti pregherei di arrivare al, diciamo, come si dice, al discorso poi, come crearlo, perché altrimenti non riusciamo a arrivare in fondo. Okay. Come possiamo creare, grazie. Ok, quindi William Reich quindi ci mette in guardia dall'accumulare l'orgone, e lui comincia a sperimentare dei convertitori di orgone. Tagliamo corto e arriviamo agli studi di un altro austriaco che si rende conto che invece di usare la miera e fogli di lamiera era meglio usare trucioli di metallo ricurvi. Facciamo un altro salto e arriviamo agli studi recentissimi di un americano e di sua moglie, che è Don Croft, si chiama questo tizio, che realizza la vera e propria orgonite. L'orgonite si compone essenzialmente di metalli in sospensione, anzi il termine più giusto è saturati in uno stampo di resina. La resina, anche se non ha una
per noi non ha un aspetto granché salutare, sappiamo che i suoi fumi sono tossici, eccetera, eccetera, però è un materiale organico e quindi questo mix di resina e trucioli di metallo ha ricreato l'accumulatore organico di Reich. Come fa questa cosa a diventare invece un convertitore di energia organica? Perché questa è l'innovazione portata da Don Croft. Perché si aggiungono nel nulli di quarzo, si usa il quarzo ialino o altri tipi di quarzo, oppure si inserisce un vero e proprio cristallo di quarzo monoterminato o biterminato, cioè quello con una punta solo da una parte o con due punte da una parte e dall'altra. Non tutti sanno, ma questa è scienza ufficiale, che il quarzo ha il cosiddetto effetto piezoelettrico, cioè se si comprime un cristallo di quarzo si genera un campo energetico, un campo elettrico. Allora, la spiegazione che dà Don Croft è questa: il metallo attira l'energia organica, la riflette sulla parte la resina, l'ho detto prima, organica, sì. Ecco, la riflette sulla parte organica, quindi la resina, e il quarzo la trasforma e la fa vibrare con energia organica positiva. Quindi questo diventa un vero e proprio convertitore di energia. Se c'è energia organica negativa, viene trasformata in energia organica positiva. Se posso ancora, vorrei fare un esempio di zone in cui c'è più energia organica negativa e zone dove c'è di meno. Sì, facciamo velocemente, vai pure. Ultimamente io mi sono trovato in un posto in cui ricomincio. Di recente, qualche mese fa, mi sono trovato in un posto in cui la leggenda dice che ci sono delle piramidi sott'acqua. Questo posto è nei pressi del triangolo delle Bermuda, anzi si affaccia proprio sul triangolo delle Bermuda, e in quella zona si prova un benessere particolare. Per me è stato veramente eclatante. Facendolo notare ai compagni di viaggio, tutti quanti trovavano una spiegazione, se ne rendevano conto, ma trovavano altre spiegazioni. Insomma, sarà l'acqua del mare, sarà che qui abbiamo staccato la spina, che siamo in vacanza, che non ci sono pensieri, che il benessere era proprio evidente, proprio si percepiva. Perché? Perché quella è una zona dove non ci sono campi magnetici. Mentre nel mondo occidentale i campi magnetici, ahimè, abbondano. Faccio l'esempio proprio di casa mia. Casa mia, io di recente, tra le mie mille passioni, mi sono appassionato al giardino, e le piante non crescono a casa mia. Puoi fare qualunque cosa, puoi cambiare la terra, puoi cambiare l'esposizione, puoi provare diversi tipi d'acqua, concimi, ho addirittura fatto analizzare il terreno, non c'era una spiegazione. Ho portato qui l'orgonite e adesso tutto cresce come cresce a casa di un mio amico a qualche chilometro di distanza, in una zona circondata da montagne e quindi con pochi campi elettromagnetici. Guarda caso, casa mia è circondata da ripetitori dei cellulari e televisivi. Guarda caso. Certo. Poi si parlava di ghiandola pineale legata anche a questo, eccetera. Salvatore, noi dobbiamo concludere, però io ti ringrazio che ci hai dato questa, diciamo, come possiamo dire, questa prima panoramica su questo tema, che sicuramente riprenderemo, perché non, ovviamente non sono bastati questi minuti, però già, diciamo, questo tuo racconto, per chi magari non conosce questi argomenti, può essere sicuramente poi lo strumento alla faccia di Wikipedia, che dice che tutto, insomma, tutto questo non esiste, però insomma può essere la modalità
poter approfondirla ulteriormente. Quindi io, Salvatore, ti ringrazio. Ringrazio io voi, è stato un piacere. Bene, volevi aggiungere qualcos'altro? Ma guarda, giusto perché mi stai offrendo questa occasione, uno spunto di riflessione e di studio per tutti i vostri ascoltatori. Una delle tante applicazioni dell'energia organica si chiama, ha un nome un po' banale ma è molto interessante, si chiama cella di Jo. È una specie di batteria, proprio anche perché ha la forma proprio cilindrica tipica di una batteria, e addirittura c'è gente che fa andare l'automobile con la cella di Jo senza carburante. Sembra incredibile, questa è una cosa che io ancora non ho sperimentato personalmente, ma conto di farlo quanto prima, lavoro permettendo. Bene, un altro spunto allora da cercare, cella di Jo, quindi ci sarà tempo poi in estate di approfondire, e poi quando ripartiremo a settembre, insomma, vedremo poi di approfondire anche questo. Salvatore, grazie di averci scritto, di ascoltarci e soprattutto di essere intervenuto. Grazie a voi, a presto. A presto. Ciao. Buonanotte. Ciao. Ciao Paolo, grazie, buonanotte. Bene, buonanotte a Salvatore. Allora, sono le 22.54, caro Paolo, tra poco sarà con noi Carpe Oro. Prima però ti voglio leggere, vediamo un po', una domanda la peschiamo dalle tante che sono arrivate, vediamo un po' quale, questa qui, è una bella domanda, Paolo, ciao Fabio e Paolo, vi seguo ormai da 2 stagioni, però quasi sempre in registrazione. La settimana scorsa, quando mi sono resa conto che mancavano 2 puntate, mi sono venute in mente tutte le domande che avrei voluto fare ai vostri ospiti in 2 anni. Ovviamente sono troppe e troppo articolate, quindi le farò direttamente a loro, i vostri ospiti, ma vorrei rivolgerne solo una a voi. Dopo quanto visto, sentito e raccontato in questi anni, secondo voi, Fabio e Paolo, che cos'è l'anima e da dove viene? So che a riguardo non si può avere che opinioni, vorrei tanto sapere la vostra. Poi vi mando questa canzone di Daniele Silvestri, che non ha assolutamente niente di massonico, Rosa Crociano, ma ogni volta che la sento penso a voi e mi ammazzo dal ridere. Grazie di questa cosa, Valentina. Allora adesso vediamo che canzone è, e intanto Paolo poi rispondi, poi rispondo io. Che cosa è l'anima e da dove viene? Beh, una domanda, come dire, non di poco conto. L'anima, come si potrebbe definire? Beh, è banale definirlo qualcosa di immateriale, no? Se uno vuole percepire cos'è l'anima, credo che debba vedere un cadavere, nel senso una persona che conosce prima e dopo. Uno dice, vabbè, è morto, ma appunto quando la persona muore è come se fosse stata privata, sì, della vita, cioè non si muove più, per carità, tutto giusto, il sangue non batte più, quelle sono le spiegazioni, come dire, scientifiche, no? Ma la sensazione che si ha è come se qualcosa se ne sia andato, tant'è che addirittura qualcuno ha sono state pesate i corpi delle persone un attimo prima della morte e subito dopo, e mi pare, adesso non ricordo, c'era anche un film, 21 grammi il peso dell'anima, sì, te esatto, ecco, se ne va qualcosa, è una percezione netta. Quando è morta Maria Paola di recente, io gli sono stato accanto fino alla fine, stavo con lei la notte, quando se n'è andata hanno portato poi il corpo nella sala di sotto e non cioè era come se non non era il corpo che mi interessava, cioè era qualcosa che appunto era svanito, e è come se la sua anima, la sua essenza non fosse lì, cioè stare accanto alla bara a quel punto non mi dava nessuna sensazione, non mi dava nulla, al contrario invece sentivo la sua presenza, sentivo il suo spirito in qualche modo nella stanza dove proprio se n'era andata, e è una percezione che hanno non solo io, molti,
E peraltro in pochi secondi, dopo che aveva esalato l'ultimo respiro, il corpo si è contratto, e si è contratto in un modo, cioè c'era troppa differenza tra i 10 minuti prima, in cui ancora c'era il respiro, e i 10 minuti dopo, perché in teoria la differenza dovrebbe essere solo che è venuto meno il respiro, no? Quindi però la persona per almeno un po' deve rimanere la stessa, invece no, non era la stessa, era proprio come se fosse un involucro a quel punto, e uno potesse percepire chiaramente che quello che è la vera essenza della persona non è il corpo. Sì, io effettivamente mi ritrovo forse nella descrizione che fa Malanga, nel senso di quando parla dei contenitori, no? Vedo effettivamente il corpo come un contenitore, e l'anima è un po', come dire, tutto quell'insieme di energia che poi non solo fa muovere il corpo, ma che probabilmente poi si sceglie le esperienze. Credo anche che non sia però spesso la parte prevalente nel quotidiano, dove probabilmente prevale la parte della ragione, no? La cosiddetta ragione, quindi prevale la parte meccanica del corpo. Quando però questa ragione può capitare in qualche frazione di secondo che si addormenta oppure si assenta per qualche istante, e diciamo riesce a emergere l'anima, ecco lì in quei pochi secondi. Poi magari ci sono persone che invece magari hanno allenato questa capacità e quindi riescono a prolungarla per molti minuti, magari a me è capitato per pochi secondi, ma non ne sei consapevole in quel momento, ne sei consapevole ovviamente dopo. In quei pochi secondi lì è la parte più intuitiva di te, la parte più vicina, insomma, a tutto quello che è esistito, a tutto quello che è, come si suol dire, e in quei momenti, diciamo, non solo magari riesci a intuire o tu stesso a scegliere la forma, la materia che ancora magari non si è formata, o a scegliere magari l'esperienza, o a percepire quello che magari accadrà inconsapevolmente, hai dei flash in quegli istanti che poi si verificano, ecco, in quelle frazioni di secondo, in quegli istanti, forse riuscire ad allenarsi potrebbe permettere anche di vivere in modo più consapevole la propria vita, perché spesso diciamo quando la ragione diciamo riesce a prevalere sulla parte, appunto, chiamiamola animica, spesso appunto si vivono esperienze poco consapevoli. Diciamo a volte ci si può concentrare e si può sentire anche la presenza dell'anima in qualche parte del corpo, non so se vi capita, può essere una suggestione ovviamente, ed effettivamente tante cose, tanti concetti, tanti studi di personaggi diversi effettivamente coincidono su questo punto dell'anima, dell'esperienza, come magari come dice Malanga, le persone che invece sono solo contenitori e non hanno anima a volte pare di incontrarle. Diciamo che a me ha colpito molto come personaggi diversi, studiosi, ricercatori in ambiti diversi, che magari neanche si conoscono, che non conoscono i lavori degli altri, magari le loro conclusioni coincidono proprio su, diciamo, sul concetto di anima, o quantomeno sul più o meno il significato, ecco, che poi danno un po' tutti. Quindi evidentemente qualcosa c'è sotto questo punto di vista, cioè pensare che siamo solo corpi e basta, e che non ci sia nient'altro, insomma, credo che contraddica un po' tutto quello che, insomma, ci siamo detti e che abbiamo sentito da vari ospiti. Allora, vogliamo provare a azzardarci a mettere questo brano? Io non lo conosco, Valentina. Tu lo conosci, Paolo, questo brano dedicato a te stesso? No, lo conosci. Vediamo. Eh sì, siamo curiosi. Se la fa ridere, facciamo due risate anche noi, non lo so. E quindi vediamo un po', che sinceramente è la prima volta che lo ascolto, almeno credo, poi magari verrà fuori che era stranoto, non lo so. Comunque lo sentiamo tra poco. Carpe Oro, Border Knights e Chiocciola webradionetwork.eu.
Effettivamente calzante, Paolo. Sì, la canzone è orrenda, Sì, no, no, per carità. No. No, ma al di là della canzone, però è calzante il testo. Ti faccio domande divise in 30 parti, hai sentito? Sì, sì, sì. Capiamo perché la fa ridere, sì, effettivamente la canzone, diciamo, stendiamo un pietoso velo, ma qui è così, diciamo che si alternano cose un po' di tutti i tipi e soprattutto siamo molto inclini a poi mandare quello che ci proponete a volte, poi se insistete troppo sul metal chiaramente dopo interviene il, come dire, l'ufficio censura, ma comunque sia cerchiamo di venirvi incontro. Allora 23:07, andiamo a dare un grande abbraccio a Gianfranco Carpeoro. Buonanotte Gianfranco. Buonanotte a tutti voi. Ti sentiamo lontanissimissimissimo, vediamo un po' adesso molto adesso. meglio. Allora, grazie Gianfranco, perché questa sera, appunto, essendo l'ultima puntata di interazione, diciamo così, quindi visto che ormai sei padrone di casa anche tu qua e ci hai accompagnato molte notti, quindi è bello comunque concludere con te. La prima cosa che ti volevo chiedere, anche perché comunque in qualche modo hai partecipato anche sul gruppo Facebook alle varie discussioni che sono nate dopo l'intervento della scorsa settimana di Francesco Raum, volevo chiederti intanto, non so se hai avuto modo di ascoltare anche la puntata o comunque di leggere poi quello che è stato scritto, che cosa ne pensi, ecco, di questi concetti che sono stati espressi e quanto li ritieni, come dire, corrispondenti anche a quelle che sono le tue conoscenze. Guarda, io la puntata purtroppo non sentirla, perché per qualche strano motivo non riesco ad ascoltarla sullo scarico che avete dato voi sia su Facebook sia sul sito di Spreaker. Adesso domani viene il tecnico e vediamo un attimo. Ho visto quello che è stato postato su di Facebook, quello sì, e sono anche intervenuto, senza entrare nel merito, perché ho guardato un po' di post di questa comunità di cui fa parte questa persona che è intervenuta, ho letto un po' di cose, sai, il problema con la conoscenza esoterica, il problema qual è? Che in realtà corrono sempre gli stessi simboli, sempre le stesse cose, questo non lo dico in senso riduttivo, attenzione, non va interpretato in questo senso. Ci sono delle cose che ricorrono spesso, ricorrono continuamente, e ricorrono perché in realtà tutte la ricerca esoterica dell'essere umano parte da delle radici in origine uniche, e quindi ci sono delle parti che sono sostanzialmente uniche e riconoscibili in ogni ricerca. Poi però c'è l'evoluzione strutturale, c'è l'evoluzione di come una comunità di ricerca esoterica, di evoluzione spirituale si radica sul territorio, le esperienze storiche che matura, le esperienze anche sociali che matura, perché spesso gruppi di persone vengono perseguitati ed essendo perseguitati, insomma, si crea un problema serio anche di una delle radici per i quali queste comunità hanno sempre operato nel segreto, e anche una certa tutela della incolumità dei partecipanti, problema che si poneva perfettamente. E quindi riguardo a tutte le discussioni sull'egregora, tutte quelle discussioni che io ho sentito, io vorrei dire solo una cosa. Personalmente io non sono molto convinto riguardo alle forme di magia cerimoniale, riguardo alle forme, perché credo che dipenda sempre tutto da noi. Non c'è un qualcosa di oggettivo che scatena poteri, energie, che scatena cose che non fanno parte di ciò che ci circonda ordinariamente nell'atmosfera, negli ambienti, eccetera, eccetera. Siamo noi la fonte di energia,
siamo noi che accumuliamo e restituiamo energie, a volte positive e a volte negative. A me è capitato nella mia vita professionale di assistere a delle evoluzioni personali, per cui magari una persona che ho conosciuto che stava con un compagno che la rendeva negativa era negativa, e nel momento in cui ha reciso questo rapporto è diventata tutta un'altra persona, perché noi siamo anche esseri di relazione, no? E la nostra capacità di stabilire relazioni è fondamentale, perché è questa, proprio questa capacità di stabilire relazioni in realtà è la molla per la quale ci evolviamo, per la quale abbiamo un'evoluzione. E quindi a secondo di queste comunità di persone, di chi vi partecipa, del tipo di ricerca che si vuole svolgere, degli obiettivi che si, perché a volte gli obiettivi sono importanti, no? E a secondo di tutto questo, queste comunità acquisiscono delle connotazioni, ognuna la propria sostanzialmente. A questo punto però il problema qual è? Che, e questo lo dico dal principio, qualunque tipo di ricerca, qualunque tipo di evoluzione spirituale, qualunque tipo di cammino, e essenzialmente possono essere tutti validi questi cammini, è relativo all'obiettivo che uno si presume. Se uno di noi le cose per essere, per sviluppare se stesso, per scoprire delle parti di sé che non conosce, per evolversi, e quello è un obiettivo che rende comunque nobile qualunque tipo di cammino. Ma se quanti di noi invece fanno percorrono un certo cammino perché vogliono il potere, perché inseguono il fatto di contare, di potere, di avere quel tipo di evoluzione, quel tipo di evoluzione li porta inesorabilmente sempre soltanto sulla stessa strada, che è una strada di negatività, che è una strada che noi possiamo anche definire in senso negativo occultistica o magica, nel senso negativo del termine, ma che in realtà dipende dall'obiettivo che ti sei prefisso all'inizio. Se tu ti sei prefisso all'inizio l'obiettivo di diventare ricco, di diventare potente, di diventare irresistibile sotto il profilo amoroso, di trarre comunque sempre il piacere dalle situazioni occasionali e non dalla costruzione di qualità e di relazioni che abbiano tutt'altro segno, allora a quel punto l'evoluzione è inesorabile, l'evoluzione personale diventa una cosa inesorabile, non c'è niente da fare, e questa inesorabilità di questo tipo di relazione fa la differenza tra una setta magica nel senso occultistico e negativo del termine e un gruppo invece che presuppone di ricercare quali sono le possibili evoluzioni spirituali del proprio essere, del proprio spirito e delle proprie potenzialità. La differenza è tutta lì, la differenza è su come parti. Se tu parti per essere, da qualche parte arrivi nel senso della scoperta delle tue potenzialità. Se parti dal potere, il destino è sempre quello, non c'è niente da fare, è un destino abbastanza inesorabile. Io non sono in grado di definire i vari gruppi che si sono qualificati in Italia se hanno puntato all'essere o al potere, però io credo che ci sia una sorta di riconoscibilità piuttosto semplice di queste situazioni. In realtà non è difficile riconoscerle, e quando uno le riconosce poi si regola di conseguenza, no? Volevo chiederti cosa ne pensavi poi sul fatto del poi magari avrei modo di sentire la trasmissione, e diciamo che questa personalità che è intervenuta ci teneva a specificare, ecco, di non essere massone, no? Ma di far parte di lo definiva, se non sbaglio, un circolo magico o comunque circolo occulto, e così ce ne sarebbero altri di questi circoli, ma diciamo ci teneva a precisare che non si tratta di massoneria, anche se poi diciamo vedo che nel chiamare fratello, cioè, qualche cosa un po' la richiama. Comunque sia,
Ti chiedo se per tua conoscenza, ecco, queste realtà effettivamente sono staccate dalla massoneria, se in alcuni casi c'è una contiguità. Guarda, hanno una parziale comunanza di linguaggi, perché ti ripeto, la tradizione primordiale è qualcosa di unico, e siccome tutte queste esperienze cercano di attingere simboli, messaggi, patrimoni sapienziali dalla tradizione primordiale, a quel punto è inesorabile che vi siano degli archetipi in comune, no? Però sicuramente tutti i gruppi che sono nati dall'evoluzione tutta ottocentesca, che proveniente dall'esperienza della Societas Rosicruciana in Anglia, dalla Golden Dawn, provenienti da tutte le ritualità osiridee parzialmente anche italiane, perché risalgono a una tradizione che è quella che è anche massonica, ma non è solo massonica e non è principalmente massonica, che è quella del rito adriatico, cosiddetto rito adriatico. Tutte queste esperienze, queste cose, diciamo che hanno dei linguaggi comuni alla massoneria, però mi sembra corretto dire che non siano massoniche, non siano esperienze massoniche, questo non c'è dubbio. Un ascoltatore, e ora l'ha riscritto anche nel gruppo, trovava strano che diciamo questa persona appunto facesse parte di questi circoli, però non conoscesse, a precisa domanda che gli aveva fatto questo ascoltatore, non conoscesse il Cerchio Firenze, e quindi lo trovava un po' strano, no? Che il Cerchio 77. 77, certo. Cerchio Firenze 77, e non so se te l'avevo già chiesto. Ma in realtà il rito adriatico ha sempre avuto poco a che fare con le esperienze spiritistiche, nel senso che il Cerchio 77 è una comunità di persone di Firenze che si è presupposta negli anni, con dei risultati anche abbastanza interessanti, che io considero abbastanza interessanti, di verificare tutta una serie di possibilità medianiche. In realtà l'esperienza dei riti osiridei ha poco a che vedere con tutto questo, nel senso che è tutt'altra cosa, ed essendo tutt'altra cosa posso capire che non abbiano avuto molto a che fare con questo tipo di esperienze. Chi ha mescolato un po' questo tipo di ricerca e la massoneria è stata la Blavatsky, ma l'ha pagato caro, perché questo ha costituito un tale motivo di polemica per la quale i suoi due principali assistenti, che erano Rudolf Steiner e Franz Hartmann, si sono separati, facendo poi dei gruppi di ricerca autonomi. È anche il motivo per il quale ha ricevuto delle critiche piuttosto impietose da tutta la parte simbolica della ricerca esoterica rappresentata da René Guénon. Volevo sentire Paolo, alla luce un po' del dibattito nel gruppo appunto di questa settimana, tu eri presente a questa puntata, poi a questo punto nella prossima edizione faremo magari un bis, ma non so se hai avuto modo di riflettere poi su alcune delle parole che appunto ha pronunciato Francesco Raum la scorsa settimana, ecco, cosa ti viene da dire a mente fredda anche alla luce di quello che ha detto adesso Gianfranco? Guarda, non mi viene da dire nulla, nel senso che io spesso sulle cose che sia che mi ha detto in passato Gianfranco oppure su quelle che mi dice Andrea devo meditarci sopra, nel senso che devo prendere appunti. Ovviamente stai parlando di Francesco. Sì, di Francesco, ma anche di Gianfranco, no? Perché sono persone che ovviamente di esoterismo ne sanno molto più di me, di conseguenza non mi metto a dire cosa penso, prendo atto di quello che mi dicono e
e poi ci rifletto sopra, confronto con quello che so, eccetera. Proprio parlando di Gianfranco, mi è capitato spesso di essere in disaccordo con lui su alcune cose, però sempre presupponendo che lui ne sapesse di più e quindi presupponendo che forse poteva aver ragione lui e non io, e mi sono accorto che spesso infatti era così. Quindi su molte cose su cui all'inizio io non concordavo sul suo pensiero, su alcune cose, su alcune situazioni, e poi dopo, magari dopo 2 anni o dopo 3 anni, ho detto però c'aveva ragione Gianfranco. E infatti quando in alcuni casi sono in disaccordo con quello che dice Gianfranco e qualcuno mi dice ma tu hai detto un'altra cosa, Gianfranco Carpeoro ha detto quest'altra cosa qua, io dico sì è vero, io non sono d'accordo, tieni presente che però è più probabile che ci abbia ragione lui, perché lui ovviamente ne sa più di me, e quindi io finché poi non mi convinco personalmente di una cosa non la sposo e non la dico. E continuo a dire la mia cosa che magari è sbagliata, però finché non mi convinco intimamente al contrario non cambio opinione, e quindi ecco non riesco a dire nulla. Quello che dice Francesco delle volte mi costringe a rifletterci per giorni, insomma, e ci devo pensare, confrontare e così via. Quindi insomma non rimango in ascolto di quello che dice lui e quindi anche di questo dibattito adesso tra Gianfranco e Francesco, e mi limito ad ascoltare. Volevo riprendere, Gianfranco, una cosa, un concetto che hai a volte detto, no, qui in trasmissione, che nell'ultima volta che sei intervenuto hai detto no, meriterebbe quasi una puntata a parte, cioè quando hai fatto riferimento, insomma, a quello che è accaduto poi con la P2, no, la caccia alle streghe e via dicendo. In breve, ecco, se magari ci puoi dire poi alla fine qual è il tuo pensiero su quel periodo, su quella stagione, che cosa è veramente accaduto, che cosa è stata alla fine quell'operazione lì della P2. Ma vedi, la P2 è stata un modo per spacciare alle persone una realtà di comodo. Cioè, uno dei principi del potere è quello che il modo migliore di difendersi del potere è regalare alla gente un nemico, un capro espiatorio. La P2, da un punto di vista massonico, era un qualcosa di inesistente. Licio Gelli credo non abbia mai avuto un tempio in vita sua, credo che non abbia svolto, quantomeno negli ultimi 40 anni, mai una cerimonia di iniziazione vera e propria di un massone. Tecnicamente lui convocava le persone in albergo, dava delle gran spadate sulle spalle di queste persone e gli diceva: io ti dichiaro massone. Chi sa un po' di massoneria sa che tutto questo, tutto è meno che massoneria. Ma con questo però io non voglio difendere in qualche modo le responsabilità della massoneria. La massoneria ha scelto il potere, e nel momento in cui ha scelto il potere, questa qui è l'unica conseguenza logica che poteva succedere. Non ne potevano succedere delle altre, non poteva succedere nient'altro che questo. Cioè, nel momento in cui una organizzazione chiama la massoneria, chiama la cristianesimo delle origini, chiamala buddismo con delle sue derivazioni un po' particolari, che sceglie il potere, è tutto conseguente, perché viene dimenticato lo scopo per cui un'organizzazione, l'idea da cui un'organizzazione nasce, viene accantonato, dimenticato, passa in secondo ordine, e di colpo questa organizzazione diventa comoda per fare delle altre cose, cosa che è accaduta e non poteva non succedere alla massoneria con la P2. È esattamente quello che è accaduto. Nel momento in cui la massoneria, con i grandi orienti, con l'organizzazione anglosassone, con il coinvolgimento delle grandi organizzazioni finanziarie internazionali, ha smesso di essere un'organizzazione di ricerca esoterica ed è diventata un'organizzazione sociale, che quindi voleva incidere nel corpo della società,
nei movimenti politici, nelle cambiamenti, nelle cose, era assolutamente inevitabile che andasse a finire così. Non era possibile diversamente, e la P2 ne è la prova, perché in un'Italia appena che si ricostruiva dal dopoguerra, dove la massoneria era stata posta fuori legge da Mussolini, dove le logge erano state chiuse, gli americani, i banchieri e tutto il resto del circo che noi ben conosciamo, non trovano niente di meglio da fare che dire: va bene, cosa ci può servire per ricostruire questa Italia nel modo che fa comodo a noi? La massoneria. Era scritto per certi aspetti, non c'era una possibilità diversa, non c'era la possibilità che le cose andassero diversamente da così. Il resto sono tutte balle. Poi che negli elenchi di Gelli, che mi risulta avesse oltre 3.000 affiliati, e ne sono stati trovati circa 100, mi sembra, no? Quindi gli altri 2.500 chi erano? Che negli elenchi di Gelli si erano finiti dei poveri disgraziati, tra cui i miei amici, che neanche sapevano di esserci finiti certe volte. Questo è un altro fatto che fa parte del gioco, nel senso che Gelli doveva anche millantare delle cose, perché era funzionale al suo progetto, e quindi ha fatto anche queste cose qui. Gente che ci ha rimesso il lavoro, che è stata guardata male per anni dai familiari, dalle persone, e io mi sono scagliato contro la pratica dell'indice mediatico a cui sono state sottoposte queste persone, perché per me non è giusto. Non è stato giusto tutto quello che è accaduto in nome della P2. Se qualcuno mi vuole lasciare questa cosa per giustizia, può farlo. Per me non è giustizia. Ti chiedo se questo periodo storico, tu dici no, è funzionale al gioco, magari appunto poi consegnare al popolo, magari, o ad altre componenti della nostra società, no? Consegnare il nemico di turno, e poi ovviamente distogliendo l'attenzione magari dal vero accumulatore, non di energia organica in questo caso, ma di potere o di potere sotterraneo. Ti chiedo se secondo te in questo periodo storico può essere probabile che magari tireranno fuori magari un'altra P2 o comunque qualche altra organizzazione, perché ci sono dei segnali così volendoli cogliere, no? Allora, le organizzazioni che hanno preso le funzioni della P2 esistono, cioè il problema è se tu mi stai chiedendo se si crea quello stesso cortocircuito, esatto, per il quale è stata scoperta la P2, esatto. Questo in Italia è possibile, ma è anche la grossa fortuna che abbiamo noi, che non vogliamo consegnare, che non vogliamo si realizzi quel fantomatico nuovo ordine mondiale. Il nuovo ordine mondiale non si realizza perché questi litigano, poi cercano di fottersi a vicenda, ed è inesorabile anche questo. E questa è la nostra fortuna, però. La nostra fortuna è proprio questa, che tanto litigano. E siccome litigano, prima o poi cercano di fottersi a vicenda, perché non si fidano l'uno dell'altro, no? Insomma, sanno che razza di ceffi sono, quindi non è che si fidano l'uno dell'altro. Cercano di fottersi a vicenda, e questa è così il nuovo ordine mondiale non nascerà mai. E beh, questo insomma è un bel messaggio anche a un certo mondo complottista, no? Per il quale invece è già realtà. Ma sai, il mondo complottista è realtà il fatto che ci siano continue manipolazioni per interessi di realtà, di poteri e di cose, ma non è unificata questa cosa. Poi cercano, ti ripeto, di fottersi a vicenda, e questa è la nostra fortuna. La fortuna per cui non c'è ancora, non è ancora realizzato quel famoso occhio del Grande Fratello, no? Cioè, per dire, che Orwell aveva previsto, è proprio questa, che tanto litigano, e finché loro litigheranno per spartirsi, quando arriva il momento che c'è un bottino da spartire, e la lite è inesorabile, questi sono avidi, non è che fanno le cose, loro utilizzano l'esoterismo per il potere, non utilizzano
il potere per l'esoterismo, come pensa la maggior parte del complottismo sbando. Non so se mi spiego. Quindi utilizzando non il potere per l'esoterismo, ma l'esoterismo per il potere, a questo punto che cosa succede? Succede che quando c'è da dividere il bottino, dividere il bottino è una cosa primaria, no? Cioè è il momento fondamentale di queste operazioni, e in quel momento fondamentale loro finiscono per litigare, e questa è la nostra fortuna. Cioè noi, la nostra fortuna per la quale ci salviamo dal dover essere tutti tributari di una specie di sistema unico è questa, non sono altre. Questa è la fortuna, la grande fortuna. Intanto Bruna sul nostro gruppo commenta: ci credi Carpeogo che apprezzo di più la tua saggezza di uomo che la tua conoscenza, che pure è così di ampio respiro? Ci credi? Io non vorrei un capro espiatorio, non me ne può frega de meno, dice Bruna. Giusto per così concludere su Gelli, ma quanto potere, visto che parliamo di potere, ma quanto potere davvero aveva? Ora diciamo che da quello che ci avevi detto anche tu qualche mese fa, insomma, anche a livello di salute, ovviamente pare che insomma non stia messo molto bene. Però quanto potere aveva? Perché comunque si parla, cioè comunque le cronache raccontavano ancora di personaggi fino a pochissimo tempo fa, non so se ancora, insomma, personaggi comunque di primo piano che lo vanno ancora a trovare a Villa Wanda, e cioè si descriveva un certo via vai ancora di fronte alla sua villa. Ecco, che quanto potere veramente ha avuto e quanto ne ha? Allora, negli ultimi anni non mi risulta che ci sia questo via vai, perché lui ha avuto prima una gravissima frattura alla colonna vertebrale, per la quale è stato praticamente immobilizzato per lungo tempo. Poi ha avuto degli altri problemi di salute, poi ha avuto anche una riviviscenza dei suoi problemi giudiziari un po' particolare, per cui non mi risulta che ci sia tutto questo vai. Sicuramente qualche telefonata la riceve, perché poi quando entri nelle stanze del potere, del potere continui a far parte, cioè non è che esci da quella strana consorteria, nel senso che il potere ti omologa, no? Cioè voglio dire, tu del potere ne fai parte, sei parte fondante di un potere, e quindi probabilmente di fronte a delle scelte fondamentali c'è qualcuno che continua ad affidarsi anche a quel po' di potere che ancora lui rappresenta. Ma il problema è che l'altra fortuna che ha l'Italia è che l'Italia è una repubblica di banane, quindi anche i poteri sono conformi. Cioè mi spiego, se in Italia ci fosse un potere come in altri paesi, metti per esempio, non lo so, nell'attuale Russia, probabilmente sento un rumore da... È Paolo che chissà cosa sta soffiando, che sta facendo Paolo? No, sto cercando di una specie di cataclisma. Si è scatenato una specie di cataclisma. Che è successo? È arrivato un tornado. È arrivato Paolo, semplicemente. Allora, che stai facendo? Dici, ti sento adesso però molto cupo. Che succede? Non lo so, io non ho fatto nulla. È lui. Non tu, Gianfranco, è Paolo. No, Paolo, ci senti? Io semplicemente... mi viene la comunicazione, quindi non... Ma scusa, ma riprendi quel telefono dell'altra settimana che si sentiva benissimo. Sì, vai. L'ho preso. Ma lui è per quello che non lo vuole. Ah, ecco, infatti, quindi ci violenta con tutti questi suoni. No, ma l'ho preso. Lui è sostanzialmente una persona dispettosa. È vero. È dispettoso, non c'è niente da fare, è la sua natura, non forte di lui. Allora, mentre Paolo è dispettoso anche inconsapevolmente, anche quando non vuole lo è lo stesso. E mentre... Ma... dimmi non lo so se poi non vuole fino in fondo, però certamente è dispettoso. Allora, mentre Paolo risolve questi problemi, prosegui pure. Stavo dicendo che il potere italiano è un potere da operetta,
è talmente un potere da operetta che il potente di turno, quando va a capi frullatore, non si salva in Italia, no? E prova un po' a fare fuori Putin in Russia, fammi vedere che fine fai. Hai capito? Quello, fai una brutta fine perché quello è un potere serio, hai capito? È un potere. Noi fortunatamente, io sono contento quando i poteri non sono come quelli di Putin, ovviamente, essendo sostanzialmente uno spirito anarchico, io non amo il potere consolidato. Per nostra fortuna, noi abbiamo un potere da operetta in Italia, no? E questo nostro potere da operetta non è suscettibile di essere efficiente. Non è efficiente nulla in Italia, perché dovrebbe essere efficiente solo il potere? E non essendo efficiente, per quanto uno possa essere potente come Gelli, come Craxi, come fai tutti gli esempi che vuoi, sostanzialmente, non appena finisce nel frullatore è la fine, perché non rappresenta un potere talmente solido e talmente efficace da potersi salvare, e quindi non si salva. Il potere italiano è questo, è un potere da operetta, è un potere conforme a come siamo noi, insomma, che insomma, non facciamo niente sul serio, fortunatamente. E quindi anche il potere italiano lascia il tempo che trova rispetto ai poteri internazionali, che è un po' il motivo per cui stiamo facendo la fine che stiamo facendo, perché a un certo punto, quando un signore come Craxi aveva portato l'Italia a rivendicare il fatto che se si faceva il G5 l'Italia doveva andare nel G5, lì ha decretato la sua fine, perché ovviamente a nessuno facesse comodo che l'Italia entrasse nel G5. Volevo chiederti una cosa. Intanto, Paolo, sentiamo se c'è. Paolo? Sì, ci sono, eccomi qua. E sei col telefono adesso? Sì, sì, ma anche prima ero col telefono, solo che anche quello va e viene. Ok. No, più che altro si sente abbastanza bene. È voce molto un po' più cupa rispetto a prima. Cioè la prima lui parte. È sempre col telefono. Il problema è capire cosa ci fa col telefono. Stasera non è il problema di essere, sì, non lo so cosa ci fa, tra l'altro gliel'hanno regalato, non lo so. Comunque sia, prima di andare da Paolo, che c'era una domanda poi per tutti e due, volevo chiedere a te, Gianfranco, invece, siccome Paolo sostiene una cosa, che ad esempio su questa cosa non si era trovato d'accordo con Mazzucco, che a proposito di personaggi, insomma, diciamo politici, eccetera. No, Paolo sostiene che alcuni personaggi di primo piano in realtà vengano selezionati e individuati con diversi anni di anticipo. Cioè, Paolo dice ad esempio che il buon Grillo, ad esempio, già diversi anni fa, diciamo, era stato pianificato poi per avere il ruolo che sta avendo adesso, e così Renzi e via dicendo. Mazzucco non era d'accordo e diceva che, insomma, ci sono delle incognite, non si può prevedere, poi tutta una serie, appunto, di eventi che sono imprevedibili. Anch'io, per la verità, sono più, diciamo, su questo fronte più verso la parte di Mazzucco. Ti chiedo, ecco, quanto appunto sia possibile o plausibile che un personaggio, ecco, un Renzi, un Grillo, appunto, siano scelti con diverso tempo d'anticipo. È possibile, perché un minimo di programmazione il potere la fa, cioè, voglio dire, non il potere deve anche programmare gli step per i quali si gestisce e si sviluppa, no? E questa programmazione lo conduce a volte a individuare dei soggetti particolarmente comodi e particolarmente utili, quindi a lavorarci su. Un esempio classico è stato Di Pietro. Di Pietro è frutto di un'operazione interamente fatta a tavolino. Lo hanno fatto laureare con l'aiuto dei servizi segreti, lo hanno coltivato, hanno fatto tutto quello che andava fatto. Riguardo a Grillo, io ho avuto l'impressione che questo potesse essere accaduto,
perché per fare una conferenza a Resana, dove c'era anche Paolo tra l'altro, ho dovuto andare a prendermi le vecchie quando lui fece della pubblicità per la Yomo, e lì trovai una chiave molto interessante. Io inviterei tutti quanti ad andarsi a rivedere come Grillo fece la pubblicità della Yomo, credo fossimo negli anni 80, ed è lì che lui è stato secondo me imbeccato e ha fatto la scoperta anche del suo metodo, perché poi lui ha trasferito la pubblicità dello Yomo nella politica pari pari, cioè tutto quello che lui fa nella politica lui lo faceva per vendere lo Yomo. Lo possiamo sentire un attimo questo spot? No, non te lo posso dare questo. Chiedimi quello che vuoi, ma non te lo posso dare. 40 anni ci hanno messo a farlo così. Non è questo? Parti dallo spot. Lui faceva uno spot dove però bisognerebbe anche vederlo. Sì. No, non niente. E faceva uno spot dove dice: adesso provate a bere qualcos'altro. Non so se te lo ricordi. Guardava in camera fisso per un bel po' di tempo. E poi diceva: adesso provate a bere qualcos'altro. Vediamo un po' se adesso qui c'è una serie su quest'altro video. Forse è questo. Vediamo. Qui sta guardando fisso. Pubblicità, esatto. Telepatica c'è scritto. Esatto. Provate a uscire a comprare qualcos'altro adesso. Italiani! Qui nessuno vuol far più il suo mestiere! Coreografi che fanno i mariti, casalinghe che confondono il look col minestrone. Solo uno fa da sempre la stessa cosa. Il signor... distinto, perfetto, con una faccia da yogurt macro. Mai una volta che si sia azzardato a fare un tiramisù. Beh, anche se voi non lo comprate, ragazzi, non succede mica niente. Poi a me, figuratevi, mi butto da un palazzo. Facciamo una bella Macedonia. Non riesco più a vivere, dottore. Da quando faccio la pubblicità alla vedo yogurt da tutte le parti, va bene? Ho parlato con un fermento. Si può parlare con un fermento? Si può? Mi ha risposto, guardi un po'. L'altra sera vado a letto con un vasetto di yogurt magro, mi sono fatto anche male. Vado a dormire e mi sogno Pippo Baudo che mi dice: te lo do io il meritillo, capisce? Cosa devo fare io? Non si preoccupi, non è niente. Ah, grazie. Grazie tante, dottore. Mi è stato veramente di grande aiuto. Je trouve c'est les façons de leur candidat là, yogurt. Et tu l'as dit, c'est carabre, chocolat, c'est carakiché, yogurt. Allah, 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 les car, yogurt. Figure. Fa bene e costa anche poco. Cosa c'è di più bello che mangiare una cosa naturale in un posto naturale? È la natura la nostra salvezza. E allora godiamocela questa benedetta natura. Ma... ah, ragazzi, alla mensa hanno finito il mirtillo. Sciopero! E beh, effettivamente, soprattutto nel primo hai ragione, no? Lui che guarda fisso, quasi appunto pubblicità telepatica, lui guarda fisso in camera e poi quella frase, ma anche quello dopo che fa il comizio, no, davanti al pubblico, italiani. Quindi tu ci vedi, insomma, già qui un inizio. Sì, anche perché ho fatto una ricerca per vedere se a quell'epoca lui già conoscesse Casaleggio. E sai che non si riesce a scoprire? Non si riesce a scoprire? No. Cioè, come si sono conosciuti lui e Casaleggio, non si riesce a sapere. Hanno dato tutta una serie di versioni differenti e abbastanza contraddittorie. Ma questo Casaleggio, chi è? Al di là di che c'ha questa Casaleggio Associati, no? Che a un certo punto poi
ha in qualche modo, diciamo, no, è preso in mano il blog. È un manipolatore di consensi, Casaleggio, professionale. Cioè una persona che costruisce il consenso in rete. Quindi è un manipolatore, cioè l'aveva chiamato col suo nome, no? È un manipolatore di consensi professionale. Scusa, non... No, ma intendevo nel senso, questo ovviamente siamo d'accordo, magari diciamo può essere appunto evidente anche per come poi è riuscito a creare tutto questo seguito, ma cioè proprio a livello anche lavorativo, tu sai che cosa facesse prima di, diciamo, di... Il consulente di multinazionali. Consulente di multinazionali. Paolo, hai sentito, no, questi spot di Grillo? Quindi diciamo che questo, diciamo, porta l'acqua al tuo mulino, alla tua tesi. Sì, sì, ma io non ho mai dubitato di questo, anche perché le fonti sono molto più, cioè sono autorevoli, insomma, ecco. Quindi vanno al di là dello spot. Allora, c'era una domanda, leggiamo un po', per più autorevoli di quello che stiamo dicendo noi o di Gianfranco, più autorevoli di altre persone che negano questa cosa con argomenti che sono assolutamente banali, insomma, quando invece ha ragione Gianfranco, il potere, ma può permettersi l'elite che sta al potere, che maneggia non solo bilioni di euro, ma maneggia intere popolazioni, si può permettere il caso nelle elezioni? Si può permettere di non sapere cosa succederà dopo Renzi? Di stare lì tranquillo a godersi i suoi interessi, magari vanno in barca e si godono la vita e nel frattempo Renzi governa e poi dice vabbè, ma poi ci penseremo a quello che ci sarà dopo Renzi. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo parlando di gente che gestisce un impero, una famiglia italiana fica fino alla pensione, e un potere come questo, secondo qualcuno, eppure secondo te Fabio, non pianificherebbe a 20 a 30 anni. Ma c'è, cioè, una follia una cosa del genere, ma come si fa a pensare una cosa simile? No, ma che pianifichi, cioè, siamo d'accordo. Hanno pianificato a 40 anni la propria pensione, a 65 anni, quindi hanno pianificato la loro vita per i prossimi 25 anni. E la gente che sta al potere, che gestisce il potere in Europa, secondo alcuni non avrebbe pianificato le prossime elezioni, ma non dico le prossime, ma pure quelle dopo le prossime. Ma che pianifichino, io poi posso essere d'accordo, no? Io semmai posso, diciamo, avere dei dubbi che la singola persona con 20 anni d'anticipo, cioè, si sappia poi che sarà designata a fare un determinato ruolo. Poi, per carità, io non escludo niente, mi sembra, diciamo, un po' eccessivo, cioè che sia pianificato, come dico, una tendenza o un procedimento, un processo, ma i singoli poi che lo eseguiranno nei minimi dettagli. Ma Fabio, dimmi. Se non fosse programmata anche la prossima persona dopo Renzi e non la pianificassero da subito, da ora, significherebbe che dopo Renzi qualsiasi persona potrebbe venire su. Può darsi che si ritrovano a quel punto, se la devono scegliere all'ultimo momento, che non c'è la persona con le qualità giuste, e questo non se lo possono permettere. Cioè, gente che ha in mano una mole di potere così immensa e gestisce interessi così importanti deve pensare al dettaglio. Poi ha ragione Mazzucco nel dire che ovviamente tutti i dettagli riescono, cioè questi pianificano tutto al dettaglio e gli sfuggono delle variabili. Infatti prevedono spesso un piano A, un piano B e un piano C, qualora il piano A non funzionasse. Quindi loro ti provano un Renzi e lo portano su per bene per farlo andare su, però ovviamente mettono anche in conto che ci possono essere di forze che possono coalizzarsi per non farlo andare su, e lì c'è il minimo di imprevisto, ma proprio un minimo. Cioè l'Europa Unita è un progetto che parte addirittura da prima della prima guerra mondiale. Questi costruiscono una cosa come l'Europa Unita, ma vuoi che non costruiscono anche, per esempio, i vertici della Banca d'Italia, costruenda quando ancora non esisteva, cioè scusa, la Banca d'Italia, della BCE, quando ancora non era prevista e non era pronta? Ma certo che lo sanno in anticipo che la BCE si farà e chi sarà deve farla. O pensiamo che devono lasciare la guida della BCE al caso,
dice: ma ce l'abbiamo la persona giusta? Ma no, forse, ma potrebbe andare bene lui, potrebbe andare bene quell'altro, ma assolutamente no, devono essere persone che garantiscono la massima affidabilità e garantiscano di rientrare in tutti i parametri che il potere richiede per poter gestire quella carica delicatissima. Quindi non può essere una cosa improvvisata o scelta negli ultimi mesi. Però prima, Gianfranco, no, e anche tu mi pare altre volte hai sottolineato questo aspetto, no? Che il potere, no, non è un qualcosa di, come dire, un'unità indefinita che si muove sincronizzata, no? All'interno poi ci sono componenti in conflitto, come diceva prima Gianfranco, no? Per questo non riesce magari il progetto Nuovo Ordine Mondiale, non andrà a compimento. E forse queste cose accadono anche internamente ad uno Stato, no? Nel senso che magari c'è chi vuole far andare su uno, chi un altro, il conflitto, e poi forse un margine di casualità può anche rimanere. Cioè, un margine, sì, ma infatti a me mi risulta, ad esempio, che per le elezioni politiche che ci sono state, non le ultime, le penultime, quando insomma è andato Grillo al potere, si prevedeva che Grillo prendesse la percentuale che poi ha preso, quindi il piano è riuscito perfettamente. Se non riusciva e sfuggiva qualcosa, era pronto il colpo di Stato. Quindi c'era il piano B. Se il piano A non funzionava, cioè se Grillo non prendeva quella percentuale, giusto quello spazio di percentuale che serviva a compattare destra e sinistra e a creare casino nel paese. Se per caso avesse preso una percentuale infinitamente superiore o infinitamente inferiore, cosa difficile, a quel punto c'era tutta una serie di piani di emergenza. Ma questo è normale, insomma. Così come all'epoca della DC si prevedeva sempre che la DC fosse, diciamo, il primo partito, quando poi il Partito Comunista avesse dovuto prendere uno spazio troppo grosso, più di quello che loro prevedevano, a quel punto Gladio era pronto a intervenire, no? E questo è, diciamo, è storia. Quindi loro hanno un piano A e un piano B. Nella storia italiana il piano A della DC ha sempre funzionato, quindi è sempre andato avanti secondo i piani, e non hanno mai dovuto intervenire con il piano B. Allora, c'è una domanda di Carletto. Mi fa piacere sempre confermarvi una stima, le voci di Paolo, Fabio e ora anche del vecchio Carpeoro, non so se è contento, sono sempre sui miei dispositivi, mi accompagnano ovunque, quasi come la Bibbia sacra. Molto vorrei fare per queste iniziative editoriali, il gruppo e lo stimolo all'apertura della mente che Paolo cerca di predicare. Il fatto che il livello della persona si misuri dal livello di consapevolezza spirituale pare essere una cosa che la gente non capisce, in quanto drogata di apparenza, materialismo e arrivismo, tutte cose che inevitabilmente portano alla frustrazione, alla repressione, al senso di inadeguatezza, al disagio sociale che genera mostri, famiglie fallite, scelte errate e a volte tragedie, frustrando la possibile crescita individuale. È questo che i governi italiani vogliono dalla gente? Credo proprio di sì, ovvero un popolo di esseri che si autoprogrammano, poiché di padre in figlio, anche inconsapevolmente, seguono i codici precostituiti da una cultura italiana vecchissima, presente anche durante le monarchie. Sapere queste cose fa male, ma almeno rende liberi. Insomma, nessuno più di voi potrebbe onorarmi di una conferenza di queste mie, di una conferma, scusa, di queste mie consapevolezze. Infine volevo chiedere al mio piccolo eroe personale Franceschetti, per cui spero un domani di poter organizzare qualcosa come un mini convegno informativo, cosa pensa di quello che sarà l'esito dei processi per la morte delle povere Melania Rea e Chiara Poggi. Personalmente penso che si concretizzerà l'ennesimo fallimento giudiziario voluto dal potere, con Parolisi, fedifrago ma non assassino, in carcere, con Stasi, certamente colpevole, a piede libero per sempre. Scusatemi per la lunghezza e grazie a te Fabio, perché probabilmente dovevi essere un po' attento a scuola nella lettura e negli scioglilingua, poiché leggi come una freccia tutte queste mie. Un abbraccio, grazie Carletto. Allora, andiamo per gradi. La prima domanda era quella, cioè i governi italiani vogliono dalla gente questa autoprogrammazione di padre in figlio, codici precostituiti, apparenza, materialismo, arrivismo, famiglie fallite e via dicendo. Andiamo con Gianfranco, è questo l'obiettivo? Sì, ma non è l'obiettivo solo del potere italiano, questo è l'obiettivo del potere tout court. La società consumistica ha queste leggi qui. Il consumismo presuppone il fatto che la gente non pensi, perché se la gente non pensa non compra, quindi
quello è lo schema del consumismo che conduce alla pianificazione del non pensiero, no? E quindi il pensiero serve a quello, il non pensiero serve perché tramite il non pensiero si trasformano gli esseri umani in consumatori, e siccome il consumatore non può essere un essere pensante, che altrimenti non consuma, non inquina, non consuma, non fa tutta una serie di cose che invece il potere vuole che faccia, la logica è questa qui. Per quanto riguarda invece tutti gli altri meccanismi di potere, cioè, certo che le lobby di potere pianificano il futuro, ma con questo non c'è dubbio, non ho nessun dubbio che Paolo abbia ragione sotto questo profilo, ma senza problemi, nel senso che non potrebbe essere diversamente da così, ci mancherebbe altro. Il potere, poi che le tue pianificazioni non sempre riescano, questo è altro ragionamento, sicuramente non sempre riescono, ci mancherebbe altro, meno male, ci mancherebbe altro che riuscissero sempre. Proprio il fatto che il potere non è infallibile è la nostra salvezza, no? Cioè, quindi sostanzialmente ben venga un potere assolutamente fallace. Paolo, volevi dire sul punto, no vabbè, forse su quello ha risposto Gianfranco, se vuoi aggiungere tu, e invece sulla parte Melania Rea e Chiara Poggi. Ha ragione Carletto, secondo me finirà così, che Stasi sarà assolto, invece è colpevole, e che Parolisi, che diciamo non è del tutto innocente, ma comunque sicuramente non ha ucciso lui la moglie, comunque lui verrà condannato e farà il capro espiatorio di tutta la situazione. Dunque, un'altra domanda. Buonasera, dice Gianfranco. 3 anni fa mi lasciò un familiare dopo una lunga malattia. Volevo gentilmente chiedere a Franceschetti e Carpeoro cosa succede dal punto di vista spirituale quando una persona è colpita dal morbo di Alzheimer, e se c'erano e ci sono cure alternative. Grazie. Gianfranco? Ma mi risulta che le cure alternative non si possono praticare perché sono fondate sulla prevenzione tramite cetaminare. Cioè, il morbo di Alzheimer oggi, per una persona che si facesse, che non fosse scellerato come la maggior parte di noi, e si facesse le analisi, perché poi vedo che nessuno insiste, però secondo me a volte per evitare tante malattie basterebbe essere così nel farsi le analisi con una certa periodicità, no? Sperando che l'analista sia bravo, peraltro. E quindi noi siamo lavoriamo con la rimozione della morte, come ho detto l'altra volta, quindi la rimozione della morte comporta il fatto che tu alla morte non ci devi pensare, e se trovi qualcuno che ti dice fatti le analisi, magari cominciamo ad agitare cornetti, cose così, eccetera eccetera. E invece l'Alzheimer, per esempio, con un'adeguata prevenzione non solo è prevedibile perché ha delle connotazioni genetiche, ma sarebbe anche curabile. Peccato che in Italia non sia neanche, non se ne possa neanche parlare, perché la cura dovrebbe avvenire tramite le cellule staminali, con pratiche che l'Italia ha ritenuto bene di proibire. Le cellule staminali sono una roba straordinaria, meravigliosa, perché non sono invasive, perché non comportano introduzione di sostanze strane nell'organismo, non hanno controindicazioni, però hanno un'unica grande controindicazione, che non fanno comodo alle case farmaceutiche, quindi probabilmente non si useranno mai. Allora, intanto c'è Victor che sul gruppo dice: sto leggendo, sono a metà, un libro molto interessante, mi pare abbastanza obiettivo, di Giuliano Santoro, Un grillo qualunque di Castelvecchi, molto accurato. In sostanza analizza la carriera di Grillo dai tempi di Antonio Ricci. Massone o affine? Chiede Victor. Suo mentore oltre che autore iniziale, poi Benni come autore, interlocutori a fase di approccio ai problemi sociali, poi l'incontro con Casaleggio, e Victor ci consiglia questo libro, e i libri sono sempre ben accetti. Poi dopo mi dici su Ricci magari, Gianfranco, però volevo far rispondere, siccome ci teneva Gianfranco a questo problema dell'Alzheimer, Paolo, che cosa ci puoi dire tu sull'Alzheimer?
Io so che ci sono anche delle cure alternative e naturali. Se non ricordo male, anche il dottor Santi, che abbiamo intervistato, ha un protocollo che può aiutare molto i malati di Alzheimer. E l'unico problema è quello che ha pensato Gianfranco, che queste cure, che non sono solo le staminali, ma si tratta anche di cure naturali, non sono brevettabili, perché sono naturali e non sono convenienti. Tutto qua. Gianfranco, Antonio Ricci, massone o affine? Chiede Victor. Nessuno dei due. Antonio Ricci è un grande affarista, molto bravo nel fare i suoi affari. Se vuoi un giorno ne parliamo, fa una vita incredibile. Se uno pensa come campa Antonio Ricci, veramente pensa che sia una specie di UFO, perché Antonio Ricci è un signore che per 6 giorni la settimana vive in un albergo di Ligresti, leggermente fuori Milano, credo dalle parti della Ripamonti, dove ha preso un intero piano assieme a tutti i suoi 4-5 autori fedelissimi, Max Ventimiglia, Max Greggio Ventimiglia, eccetera eccetera, e vive lì mangiando pizze che si fa, e hamburger che si fa portare direttamente lì, che non esce mai, e giocando a biliardino e scrivendo i testi con queste 4-5 persone. Dopodiché il sabato se ne riparte, se ne va a casa sua là, dove ha una bella villa al mare, e sta con la moglie e i figli. E lui fa questa vita qui praticamente per tutto l'anno, tranne luglio e agosto, che va in vacanza definitivamente fino al 20 e se l'è passata a Lassio. Lui fa esattamente questa vita senza mai leggere un libro, senza mai, cioè proprio zero. Lui fa esattamente questa vita da quando la gente come me lo conosce, cioè, non so dirti da quando precisamente. Fa questa vita qui, punto. Questo è Antonio Ricci. Se tu capisci che è questo, capisci anche la sua assoluta pochezza, proprio come essere umano, come evoluzione umana, perché non è mai andato a vedere come vivono i poveri, a fare una visita, non lo so, da frate Ettore, mai. Lui fa solo questa vita qui, lui non sa come vivono le persone normali, lo ignora totalmente. E ci sei ancora in rapporti o hai chiuso? Ma non ho mai avuto grandi rapporti con lui, non ho mai avuto grandi rapporti, perché è una persona molto noiosa. Io, se mi annoio, io non mi posso annoiare, cioè voglio dire, io l'ho sempre considerato una persona estremamente noiosa. Lui ha fatto questa sua carriera che ha fondato interamente su un presupposto. Lui era un comico che voleva far ridere lui. Siccome non ha avuto successo, è diventato autore, regista, eccetera, eccetera. Ma lo è diventato sempre cannibalizzando le esperienze altrui. Lui è diventato praticamente capocomico perché ha cannibalizzato e poi scaricato e rovinato un grande regista capocomico italiano, che è Enzo Trapani, che grazie alla cannibalizzazione di Ricci praticamente non ha lavorato più e poi si è suicidato. E Ricci è una storia interamente così, è la storia di una persona piccola, proprio piccola, 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 che non è mai diventata grande perché non ne aveva le capacità, ma che è diventata molto ricca. Puoi dire, visto che siamo in tema, andiamo di palo in frasca, non so se poi hai lo stesso tipo di conoscenza oppure non conosci il personaggio, diciamo un altro personaggio che diciamo va per la maggiore, a proposito di autori, no? È l'autore delle Iene, Davide Parenti. Tu se lo conosci, se è un personaggio, che tipo di personaggio è? L'ho conosciuto molto poco, per cui francamente è arrivato un po' dopo che io ero un po' uscito da questo settore, quindi le Iene sono arrivate quando io già cominciavo a non interessarmi più di queste cose, e quindi francamente rischierei veramente di essere un po' cialtrone se parlassi di una persona che conosco poco. Non mi piace come programma le Iene, questo te lo
dire per certo, insomma. Neanche come, sì. Come non mi piacciono tutti i programmi che sfruttano i guai della gente a qualunque titolo. Certo. Trovo che abbiano fatto una figura molto ma molto beghina con tutta quella vicenda di Vannoni, sì. Perché secondo me, io non so se Vannoni abbia ragione o abbia torto, non entro in questo merito perché non ho le competenze per entrarvi, però loro biecamente, nel momento in cui Vannoni ha avuto dei problemi, l'hanno scaricato in tempo reale. Cioè, voglio dire, la figura, la brutta figura che fanno loro è che secondo me o avrebbero dovuto continuare a difenderlo o avrebbero dovuto chiedere scusa agli ascoltatori. Non hanno fatto né l'uno né l'altro, e questa è la prova del loro livello, del loro bieco livello morale, perché insomma di questo stiamo parlando, no? Allora, c'è una bella email che ci ha inviato Manuela. Emanuela dice: prima che la trasmissione vada in ferie, vorrei esternare un dubbio che ho già da un po' di tempo e sapere voi come la pensate. Come da oggetto, il mio dubbio è questo: la cosiddetta controinformazione fa involontariamente il gioco dell'elite al potere? Molta della controinformazione è piuttosto allarmistica. Ci sono cibi cancerogeni, le scie chimiche fanno venire le peggio malattie, l'elettromagnetismo pure, stanno progettando di ridurre 2/3 la popolazione mondiale, i vaccini fanno venire l'autismo e così via. Ora, di fronte a queste informazioni, una persona che agisce con rabbia e paura si convincerà di essere circondata da pericoli di ogni tipo, per cui inizierà a evitare certi cibi, inizierà a prendere prodotti per chelare i metalli pesanti, guarderà con terrore tutti i ripetitori e appunto vivrà nella paura. Ovviamente i controinformatori dicono nei loro libri e conferenze di non spaventarsi e non arrabbiarsi, ma ti pare facile? E tutta questa rabbia e paura che fine fanno? Si trasformano in egregore e se la ciucciano l'elite al potere, che quindi diventano sempre più forti. Il punto però è un altro: negli ultimi tempi ho iniziato a studiare la nuova medicina germanica, la quale dice delle cose straordinarie. Dice ad esempio che non esistono cibi che fanno bene o male, che l'elettromagnetismo non fa niente, che non è il vaccino in sé a provocare l'autismo, che virus e batteri non fanno niente. In pratica dice che lì fuori c'è davvero poco di cui aver paura, perché il nostro corpo è una macchina progettata per sopravvivere e non per ammalarsi, perché ho respirato un po' di bario o ho mangiato 2 mozzarelle. Inoltre, da un certo punto di vista, anche tutte le varie cure e terapie in campo medico fanno un po' il gioco dell'elite. Ad esempio, le varie cure alternative sul cancro ti dicono che sì, è possibile guarire, e infatti la gente guarisce, però ti dicono anche che si tratta comunque di una malattia potenzialmente mortale, e infatti, se non mi sbaglio, se si interrompe la dibella il paziente può morire. Per cui queste terapie non tolgono la paura, per di più non spiegano nemmeno il motivo per il quale ti sei ammalato, e se tu non conosci il motivo puoi ammalarti di nuovo. Amer invece prima di tutto ti toglie la paura, perché ti spiega che non hai nessuna malattia mortale, che il tuo corpo non sta facendo nulla di insensato. Poi ti spiega perché ti sei ammalato, così in futuro potrai scegliere di non ripetere quei comportamenti. Ora proviamo a immaginare come sarebbe la nostra vita se fin da piccoli ci insegnassero che lì fuori c'è ben poco che possa mettere a rischio la nostra vita, e che le cosiddette malattie sono solo dei programmi speciali attivati dal nostro corpo e dipendenti esclusivamente da come interpretiamo la realtà. Non ci sentiremmo quasi invincibili, quasi immortali, e di fronte alle scie chimiche, a quelli che fanno terrorismo alimentare o che dicono che qualcuno vuole ridurre la popolazione mondiale, ci faremmo una bella risata e li manderemmo a quel paese. E così le elite private della nostra paura e della nostra rabbia sparirebbero in un batter d'occhio. Ecco perché secondo me le suddette elite permettono a una certa controinformazione allarmistica di essere divulgata anche quando va contro le elite stesse. Ovviamente mi rendo conto che non è facile da accettare, secondo me, e secondo me il motivo è principalmente uno: finché uno pensa che le insidie siano fuori di noi, le può in qualche modo gestire, ad esempio evitando certi alimenti o assumendo prodotti per chelare i metalli pesanti spruzzati dalle scie chimiche. Se però ci vengono a dire che le insidie dipendono da noi e come noi interpretiamo la realtà, diventa tutto più difficile da gestire, perché significa mettere in discussione tutto me stesso. Per cui se ci ammaliamo è più semplice dare la colpa all'esterno, e se guariamo è ugualmente merito di un intervento esterno. Come dire, io non c'ero e se c'ero dormivo. Buona trasmissione a tutti. Beh, un grande editoriale, cara Emanuela. Io posso essere, al di là della Diamer e della medicina, nuova medicina germanica, io sono molto vicino
a questo tipo di pensiero, non a caso, come è notorio, io mangio certa carne, la mangio cruda, questo per chi non l'avesse capito. Allora Paolo, andiamo a sentire cosa ne pensi, perché credo che queste obiezioni abbiano un fondamento, no? Sì, sì, hanno un fondamento, però diciamo che è una questione di punti di vista. Se tu vuoi guardare l'interno, è giusto che guardi solo l'interno, e quindi ha ragione Hammer quando dice che non è certo la mozzarella che ti fa ammalare, non è certo abitare nella terra dei fuochi. Prova provata è il fatto che non tutti gli abitanti della terra dei fuochi si ammalano di tumore, ma solo una parte. Quindi c'è una differenza tra chi si è ammalato e chi no, pur stando nella stessa zona. Cioè chi mangia come un maiale, patate fritte, alcol, eccetera, e non contrae nessuna malattia e campa fino a 80 anni, e c'è chi magari fa una dieta sana e si ammala di tumore al polmone. Quindi è chiaro che non è quello. Però il discorso è un po' complesso, bisogna vedere da che punto di vista tu guardi la cosa. Allora, quando si dice alla persona di stare attento alla dieta, di stare attento a quello che ingerisce, all'ambiente, eccetera, in fondo gli si dice anche di fare un cambiamento interno. Non so se mi spiego. La persona che decide di fare la cura di Bell, decide di curare l'alimentazione, o decide di usare un protocollo alternativo e di curarsi della propria vita, non metta solo un protocollo che incide sull'esterno, quindi non è solo l'esterno che va a cambiare, e cambia anche l'interno in quel momento. Sarebbe sufficiente cambiare solo l'interno in modo molto potente per poter raggiungere gli stessi risultati, ma non tutti noi siamo capaci di fare questo. Abbiamo sempre bisogno di un aggancio esterno, e l'aggancio esterno è la dieta o il cambiare ambiente qualunque altra cosa che aiuta il nostro interno. Se la persona è così forte dal punto di vista della volontà di attuare solo la forza di volontà e attuare i cambiamenti solo con essa, ben venga. Però la maggior parte della gente ha bisogno di un supporto esterno per poter cambiare, insomma. Gianfranco, questa contrapposizione, no, tra elite e un certo tipo di controinformazione che diciamo dà energia poi alla fine sostanzialmente alla stessa elite. Ma io più che il problema da un punto di vista dell'energia lo analizzerei dal punto di vista del valore della paura, no? La paura è importante, perché sulla paura queste organizzazioni, queste lobby di potere costruiscono praticamente il loro guadagno. Loro guadagnano sul fatto che la gente ha paura, e quindi la paura è qualcosa di fondamentale, no? Cioè è fondamentale che la gente abbia paura, perché è tramite la paura che queste organizzazioni di persone riescono a realizzare i loro scopi. E siccome è fondamentale che abbiano paura, che la gente abbia paura, perché solo se ha paura realizza il progetto del potere, e tutti questi allarmi, queste cose eccetera eccetera, non sono dovuti quindi al meccanismo delle guerre, quanto al meccanismo di sfruttare questo enorme patrimonio che è la paura. Che ripeto è fondamentale, cioè è fondamentale che la gente abbia paura. Per il potere la gente deve avere paura, deve avere paura delle malattie, deve avere paura del fisco, deve avere paura dei problemi, dei magistrati che arrestano gli omonimi, degli avvocati che sbagliano, del chirurgo, deve avere paura di tutto. È una società costruita sulla paura, dove la paura ha un ruolo fondamentale, assolutamente fondamentale. E quando tu costruisci una società interamente sulla paura, è chiaro che poi non ti puoi meravigliare se gira questo tipo di allarmismo, anche perché la paura non fa pensare, no? L'altra cosa di cui ha paura il potere è il pensiero, specialmente se è un pensiero libero.
Allora, una domanda, e forse l'ultima per te Gianfranco, dal gruppo, è per te: quando è avvenuta l'ultima guerra tra massoni per il comando? Un'ora fa. Un'ora fa. Cioè, non è assolutamente, è la normalità, cioè non, è la tensione normale della massoneria questa, non... La massoneria vive di guerre intestine, vive di questo, non c'è alcun dubbio su questo. Non, la sua radice vera è il fatto che ci siano continue scontri, continue guerre al suo interno, perché è nata con questo obiettivo del potere, deve... bisogna capire chi è che comanda di più, no? E quindi per capire questo bisogna che ci siano le guerre intestine, perché solo tramite le guerre che puoi capire. Nel libro Dominio di Sabba Sardi, che è un libro di cui consiglio veramente la lettura a tutti quanti, Sabba Sardi distingue, fa una distinzione straordinaria tra la paleoguerra e la neoguerra. Perché la paleoguerra, cioè la guerra degli esseri paleolitici, non aveva come obiettivo la distruzione del nemico. Cioè le guerre, più vai indietro nel tempo, più le guerre non operano un meccanismo di distruzione, ma neanche dal punto di vista culturale, nel senso che gli dèi dei popoli avversari entravano nel pantheon del popolo che conquistava, cioè non c'era questa strana omologazione, ma nient'altro che questo. Invece le nuove guerre puntano anche all'abolizione culturale di chi perde, no? Perché chi perde è arretrato, è barbaro, non ha dito, eccetera, eccetera. E quindi la differenza evolutiva tra la paleoguerra e la neoguerra, la guerra moderna, è proprio questa: è nel fatto che oggi come oggi le nostre guerre puntano alla distruzione degli avversari, mentre le guerre dell'antichità non puntavano a questo. Non era questo l'obiettivo. L'obiettivo era conquistare dei territori, che però non dava per assolutamente scontato e obbligatorio la distruzione delle popolazioni conquistate e della loro cultura. Quando i persiani conquistano l'Egitto e il re persiano Cambise sconfigge l'ultimo faraone che si chiamava Psammetico, chi nomina governatore dell'Egitto per lo stato persiano? Psammetico. Era come se quando gli americani hanno fatto guerra all'Iraq avessero sconfitto Saddam Hussein e poi avessero nominato governatore Saddam Hussein. Inimmaginabile, no? Vedete che quando scoppia una guerra da qualche parte finisce con l'estinzione di qualcosa, di qualcuno. Io non entro nel merito se poi Saddam Hussein se lo sia meritato o no, non faccio questo ragionamento, discuto del fatto culturale. E il fatto culturale delle guerre moderne è che il nemico è il massimo del male possibile e va comunque distrutto, cosa che non era così prima. Allora, c'è Gianfranco che ritorna sull'Alzheimer, dice: dal punto di vista spirituale, e qui mi rivolgo anche a Paolo, la persona malata di Alzheimer è completamente in balia di forze negative? Cosa resta della persona dal punto di vista spirituale? Grazie, ma la mia decennale esperienza è stata traumatica. Ma guarda, non ho ben capito che cosa significa che è completamente in balia di forze negative. Non ho capito il senso della domanda. Insomma, la persona certamente sta male fisicamente, soffre psicologicamente entro certi limiti, ma è una condizione della maggior parte delle persone malate, insomma, anzi, quelli che hanno il morbo d'Alzheimer soffrono anche meno magari rispetto ad altre persone che hanno altre forme di malattia. Non ho capito proprio la domanda. Ma noi non sappiamo, oggi come oggi la scienza ufficiale non è riuscita con le sue ricerche a stabilire
quale sia il limite dello straniamento del malato di Alzheimer. Cioè il problema è questo, questa sua completa sradicamento dalla realtà, perché di questo si tratta, che conseguenze comporta a livello della sua coscienza? È completamente, cioè lui è impossibilitato a esprimere il fatto che è comunque coinvolto nella realtà che lo circonda, o realmente è completamente avulso dalla realtà che lo circonda? È una domanda che la scienza ufficiale si è posta, con i limiti che essa ha ovviamente, e tutte le loro varie analisi neurologiche eccetera eccetera non sono riuscite a venirne a capo in una maniera definitiva, nel senso che tuttora a livello scientifico si ignora se questo straniamento sia totale o se non sia totale. Ti chiedo una cosa al volo, Gianfranco, perché c'è un ascoltatore e ce n'erano stati altri in passato che ci chiedevano se avevamo seguito la figura di Marco Fassoni Accetti in relazione al caso Emanuela Orlandi, Mirella Gregori e Garramon, e se vi siete fatti qualche parere in merito. Io ho letto i post del suo blog, ho visto le puntate di Chi l'ha visto in cui si è parlato di lui e in cui è stato anche inizialmente intervistato, notando come questa utile punto interrogativo trasmissione con lui non è stata di certo imparziale, dipingendolo come un adescatore pedofilo e dando una lettura delle sue opere che senza un vero contraddittorio con l'artista è quantomeno fuorviante. Certo, ciò che lui racconta deve trovare dei riscontri da parte della magistratura e di serie inchieste giornalistiche. L'idea che mi sono fatto è che c'è qualcosa in più di un mitomane, che sulla vicenda Orlandi Gregori Garramon più di una persona interesse che non se ne parli tanto o non se ne parli proprio. A costo di ripetermi, sono contento di aver scoperto questa trasmissione e spero che proseguiate con questo spirito. Le vostre risate improvvise sono una figata. Saluti RC. L'altra volta con Stefania avevamo sottolineato la RC di firma, ma simpaticamente ovviamente. Riguardo la possibilità di invitare Paolo per tenere una conferenza nel mio paese San Sperate, mi sto organizzando. Innanzitutto voglio iniziare con un'opera di divulgazione del vostro blog e di quello di Paolo, nonché del programma radio, in modo tale che se riesco a portare Paolo qui da noi possa parlare di fronte a un pubblico almeno un po' ridotto. Se ci sarà la possibilità, mi piacerebbe portare Paolo, l'invito rivolto anche a Fabio, a fare un giro per l'isola e magari tra spiagge incontaminate, boschi, nuraghi, basi e basi militari, poligoni di tiro, stazioni radar e chi più ne ha più ne metta. Allora Gianfranco, su Marco Fassoni Accetti sai qualcosa o no? Ma ho saputo qualcosa solo dalla lettura dei giornali, perché io quella trasmissione non la vedo. Posso dire solo la mia idea su quanto è avvenuto a Emanuela Orlandi. Sì. E la mia idea è questa. La mia idea è che questa ragazza sia stata uccisa in circostanze che coinvolgono probabilmente pezzi importanti del potere ecclesiastico e pezzi importanti del potere italiano tout court. Il mio pensiero è che questa uccisione abbia comportato il coinvolgimento della delinquenza organizzata di Roma nell'operazione di copertura, e che questo abbia reso molta parte del potere romano estremamente ricattabile, e che di volta in volta, quando affiora questo caso, che questi i delinquenti coinvolti hanno l'esigenza di far capire al potere romano che deve fare delle concessioni in quel momento, altrimenti viene fuori qualcosa di spiacevole. Cioè ogni volta che viene fuori il caso Emanuela Orlandi è funzionale a questo ricatto continua che chi ha occultato, depistato e reso inaccettabile la verità su questo caso mette in piedi per utilizzarlo ancora una volta fino al momento giusto, e questo finirà solo e soltanto quando calato definitivamente il silenzio su questo mistero irrisolto, quando finalmente tutti i reati che sono stati commessi saranno definitivamente prescritti. Siccome questa data non è ancora maturata e quindi questi possono ancora temere delle conseguenze,
andrà avanti così ancora per un po'. Gianfranco, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi anche questa notte, insomma ci hai davvero accompagnato in molte serate e è stata un po' la consacrazione di questa trasmissione poi quando sei stato presente, e spero poi ce ne saranno altre quando riprenderemo. Questa è la penultima puntata, poi l'ultima sarà con Paolo la prossima settimana, e ti mando un grande abbraccio e ci sentiamo comunque presto, che poi insomma in qualche modo sei sempre presente nel nostro gruppo. Grazie a voi. Grazie. Ciao Paolo, ci sentiamo e buonanotte a tutti gli ascoltatori. Grazie. È sempre un piacere, Paolo, ascoltarlo, è davvero, oltre a grande serenità, ecco, la sua voce innanzitutto a livello sonoro da grande serenità, e poi insomma, una sapienza infinita, una saggezza eccezionale. Beh, trovarne di persone così, ma sono rare quanto lo sputo di un elfo gnomo, eh? Allora, siamo al libro della settimana, il punto d'incontro questa settimana. Che cosa ci segnala? Le 8 cure rivitalizzanti, si chiama questo libro. Le 8 cure rivitalizzanti per disintossicare l'organismo, si legge nella descrizione. I metodi più veloci e efficaci per rivitalizzare il tuo organismo, eliminando le scorie, ripulendo in profondità. 8 cure rivitalizzanti a base di frutta e verdura, sarai contento Paolo, semplici, facili da mettere in pratica, alla portata di tutti, ti consentono di disintossicarti e di ripartire alla grande. Di ogni cura vengono indicate le modalità, le qualità peculiari, gli effetti, il periodo più adatto in cui puoi intraprenderla, i quali segnali ti indicano con il processo di eliminazione in corso. Quindi si legge nella descrizione: eliminare la stanchezza, aumentare il proprio potenziale di guarigione, sopperire alle carenze di minerali e oligoelementi, permettere all'apparato digerente di riposarsi, eliminare scorie e tossine. Allora, il punto d'incontro che pubblica questo libro, come sapete agli ascoltatori di Border Nights, dà uno speciale sconto aggiuntivo a quello già presente sul sito, quindi 15% in più. Basta mettere l'articolo nel carrello del sito edizioni.incontro.it, le 8 cure rivitalizzanti, e scrivere come codice sconto B di Bologna, N di Napoli, quindi come Border Nights, B di Bologna, N di Napoli, 8 R di Roma 03, quindi BN8R03, 15% aggiuntivo allo sconto già del sito. Il libro della settimana, le 8 cure dunque rivitalizzanti. Allora, caro Paolo, adesso noi facciamo una pausa musicale, poi ci sentiamo anche la scheda di Maestro di Dietologia, rientreremo per circa, penso, una ventina di minuti, ci trasferiamo su Skype, Border Nights, l'account su Skype, per gli ultimi 20 minuti, se magari volete intervenire al volo per saluti flash, e poi settimana prossima apriremo tutte e tre le ore su Skype per salutarci in questo finale di stagione. Bene, adesso un po' di musica.
Buonasera e ben ritrovati. Questa volta parleremo di cinema. Volevo presentarvi il film Quinto Potere attraverso un estratto che rappresenta il fulcro del film, ovvero un monologo ribattezzato Il Sistema dei Sistemi. Lei ha osato interferire con le primordiali forze della natura, signor Bill, e io non lo ammetto, è chiaro? Lei crede di aver fermato solo una trattativa di affari, e invece non è così. Gli arabi hanno portato miliardi di dollari fuori da questo paese e ora li devono riportare. È il flusso riflusso, l'alta e bassa marea, il giusto equilibrio ecologico. Lei è un vecchio che pensa in termini di nazioni, di popoli. Non vi sono nazioni, non vi sono popoli. Non vi sono russi, non vi sono arabi. Non vi sono terzi mondi, non c'è nessun ovest. Esiste soltanto un unico, un solo sistema di sistemi. Uno, vasto ed immane, interdipendente, intrecciato, multivariato, multinazionale, dominio dei dollari. Petrodollari, elettrodollari, multidollari. È il sistema internazionale valutario che determina la totalità della vita su questo pianeta. Questo è l'ordine naturale delle cose. Questa è l'atomica e subatomica e galattica struttura delle cose oggigiorno. E lei ha interferito con le primordiali forze della natura. E lei dovrà espiare. Capisce quello che dico, signor Bill? Lei si mette sul suo piccolo teleschermo da 21 pollici e sbraita parlando d'America e di democrazia. Non esiste l'America, non esiste la democrazia. Esistono solo IBM, ITT, DuPont, Exxon. Sono queste le nazioni del mondo oggi. Di cosa crede che parlino i russi nei loro consigli di Stato? Di Karl Marx? Tirano fuori diagrammi di programmazione lineare, le teorie di decisione statistica, le probabili soluzioni e computano a probabili prezzi e costi delle loro transazioni e dei loro investimenti, proprio come noi. Non viviamo più in un mondo di nazioni e di ideologie, signor Bill. Il mondo è un insieme di corporazioni, inesorabilmente regolato dalle immutabili spiegate leggi del business. Il mondo è un business, signor Bill. Lo è stato fin da quando l'uomo è uscito dal magma. E i nostri figli vivranno, signor Bill, per vedere quel mondo perfetto in cui non ci saranno né guerra, né fame, né oppressione, né brutalità. Una vasta ed ecumenica società finanziaria per la quale tutti gli uomini lavoreranno per creare un profitto comune, nella quale tutti avranno una partecipazione azionaria e ogni necessità sarà soddisfatta. Ogni angoscia tranquillizzata, ogni noia superata. Se non avete ancora visto il film Quinto Potere, guardatelo, non aspettate, ve lo consiglio. Un saluto da maestro di dietrologia, alla prossima.
Coldplay Midnight, allora, sì, mezzanotte per davvero, mezzanotte, Midnight e 42, sì, esatto. Allora, siamo alle battute finali, vediamo se Paolo è con noi perché è caduto un po' di volte, credo che ci siamo, Paolo? Vediamo un po', Paolo, dove sei? Questo forse? Ci sono. Ecco, sì, no. Perché qui si moltiplicano i cursori, il nostro Mimmo Catarsi impazzisce per ripescarli tutti. Allora, caro Paolo, allora abbiamo 17 minuti, siamo su Skype, Border Knights, e proprio su Skype è arrivata questa riflessione. Mi chiedevo prima, avendo sentito dire da Paolo che aveva smesso di fumare all'improvviso per via di un minerale, sarà per lo stesso principio organico che allora quel tale Sennar Karu ha smesso anche lui di fumare e poi insomma ha cominciato una vita nuova all'improvviso, lui definendosi un walk-in, perché lo stesso Sennar Karu ha affermato di aver da sempre avuto una sorta di adorazione particolare per i minerali, i quarzi, insomma gli orgoni. Buon continuo di trasmissione e vi auguro, anche se in anticipo, buone vacanze, e anche a te le auguriamo. Allora, che hai mai sentito parlare di questo personaggio? No. Bene. Allora, vediamo un po', dunque, allora, adesso c'è qualche domanda al volo che possiamo in qualche modo leggere al volo. C'era ad esempio Piercarlo, anzi invece si chiama Andrea, Piercarlo è all'imeno, dice: mi chiamo Andrea, ho 32 anni, sono un affezionato ascoltatore di Border Knights. Sì, qui ci segnalava il caso di Arturo Villa, che ho scoperto quasi per caso facendo ricerche sul web. Questo signore cura un sito molto dettagliato, carcinomaepatico.it, nel quale spiega la vicenda relativa alla sua malattia. In poche parole, tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013 gli hanno diagnosticato un carcinoma epatico molto aggressivo, per il quale, caso più unico che raro, la medicina ufficiale non prescrive nemmeno radio o chemioterapia convenzionale, in quanto è una diagnosi quasi senza speranza. L'unico farmaco consigliato per tale patologia è il famigerato sorafenib, un simil chemioterapico che, a fronte di un allungamento medio di vita di qualche mese, comporta però degli effetti collaterali terribili fin dall'inizio dell'assunzione. Per farla breve, ma nel sito è tutto spiegato bene, dopo alcuni giorni di sconforto Arturo decide che non è pronto a morire e comincia a informarsi notte e giorno sulla sua patologia, sull'origine dei tumori, sull'alimentazione vegetariana, sull'importanza della mente, della volontà, eccetera, e decide anche che non si curerà con le terapie convenzionali, ma attuerà un suo protocollo che battezzerà "Sia fatta la tua volontà". I risultati li mette nero su bianco, corredati da immagini di esami strumentali e referti medici. Bisogna ricordare che attualmente, cioè maggio 2014, Arturo appare in ottime condizioni generali, nonostante che, secondo la medicina ufficiale, stante la sua patologia, dovrebbe essere morto ormai già da qualche mese. E tra l'altro l'avevamo cercato, non siamo riusciti per il momento a metterci in contatto con lui, e sarebbe interessante questa esperienza, no Paolo? Sì, sì, la conosco, l'ho anche consigliata su Facebook, insomma è un caso che conosco, ma è un caso come ce ne sono tanti. E vorrei dire una cosa, no? Se quando si parla di statistiche della medicina ufficiale, di sopravvivenza, eccetera, nelle statistiche della medicina ufficiale non vengono presi in considerazione tutti i casi, come questa persona, che poi alla fine decidono di curarsi in altro modo. Quindi questa è una cosa molto importante da segnalare, perché per anni questi casi erano un numero minimo, quindi forse se anche non c'entravano nelle statistiche non facevano un gran danno, ma sono sempre di più le persone che si curano in modo diverso rispetto alle terapie convenzionali. Quindi quando si dice che ad esempio un certo tipo di carcinoma ha una statistica di sopravvivenza dell'X%, diciamo che però ci sono molte persone che esulano completamente da quella statistica, tutti questi casi sfuggono e sono sempre di più. C'è sul nostro gruppo, è stato postato questo video, come nell'80 il nuovo ordine mondiale ci avvisava di quello che sarebbe successo da lì a poco tramite un film di Fantozzi, per la serie passare informazioni mischiandole alle scene demenziali. Allora sentiamo un po' questi 50 secondi. Vada via ora. Lei non ha capito. Volevo solo un grafico, un semplice disegno simbolico.
Questo corpo rappresenta un paese ad economia sottosviluppata. La testa è il top del paese, dove sono concentrati potere politico, potere militare, banche, chiesa. Questa è la spina dorsale, con le aziende agricole, unica risorsa di questo schifoso paese. Queste sono le membra, gambe e braccia, la massa inerte dei lavoratori, i cosiddetti braccianti. Qual è il nostro obiettivo? Corrompere qui, distogliere capitali all'agricoltura creando nuove masse di disoccupati, in modo che, offrendo lavoro sotto costo, con paghe da fame, si possa succhiare il sangue fino al midollo a questa massa di poveracci. Eh beh, Paolo, brutalmente brutalmente così, come dire, gettata questa sorta di manifesto, brutalmente gettato poi nel pubblico di film un po' demenziale, che ovviamente non avrà colto certamente tutto questo, no? Viene colto oggi e poi solo da alcuni. Sì, ma questa è una tecnica che c'è da sempre. Ci sono dei film in bianco e nero degli anni 40 che sono molto più espliciti dei film di oggi. Allora, ho visto qualche mese fa un film, Vacanze Romane, film famoso, insomma, con due attori famosissimi, di cui adesso mi sfuggo il nome perché non sono un appassionato di cinema, insomma, e a quest'ora poi la memoria non mi aiuta perché c'ho un sonno terribile. Comunque è un film che conosceranno tutti sicuramente. E in questo Vacanze Romane c'è la scena finale della principessa che parla a un'intervista sostenendo la necessità di una Europa unita. Ma eravamo negli anni 40, se non sbaglio, insomma, con questo film, forse primi anni 50, insomma, quindi quando cioè l'Europa unita era proprio un'utopia di cui non parlava quasi nessuno, insomma, e questi lo mettevano in un film. E quindi è come dire che molte persone, tante, sapevano come stavano le cose e come sarebbero andate certe cose di lì a 10 anni. Torniamo al discorso della programmazione che abbiamo fatto prima, no? L'Europa Unita era un progetto dei primi del Novecento, non era addirittura precedente, però diciamo che già nei primi del Novecento ce n'erano tracce, e c'erano tracce in libri, film, eccetera. Camilleri, che era consigliere di Mussolini, negli anni 30 scrive un libro che si chiama L'unità del mondo. Solo che queste cose vengono notate da pochi e sono state sempre notate da pochi, ma in realtà il potere ha sempre dichiarato quello che voleva fare, e quindi non ci sono sorprese in dei comportamenti, in determinate derive che sta prendendo l'umanità, ad esempio in quello che sta succedendo nella politica non solo europea ma anche statunitense rispetto agli stati del terzo mondo. Non è un mistero che si vuole schiacciare l'economia dei paesi del terzo mondo, che è già schiacciata in realtà, dell'India, e unificare tutto e creare un mondo unito. Lo stanno dicendo, lo stanno facendo. L'America, dove può, come può, prende, arriva e ci manda i carri armati, Afghanistan, Iraq, la Libia, e ce l'abbiamo sotto gli occhi il loro progetto, però non lo vogliamo vedere, non vogliamo ammetterlo. C'era un ascoltatore che ci aveva così suggerito, tra virgolette, di ascoltare un pezzettino di un audio, credo, e credo che poi così, diciamo, possiamo alleggerire, anche se poi l'argomento non è proprio leggero, almeno per come viene presentato seriamente, poi non l'ho sentito ancora. Comunque ci ha suggerito di sentire questo audio di Emiliano Babilonia, Manipolazione dei parenti contro di noi. Allora, siccome siamo curiosi, voglio capire perché ci è stata suggerita questa cosa. Allora, sentiamo un attimo. Amici, dopo 5150 giorni che vengo sottoposto ad esperimenti per il controllo della mente a distanza, che sono iniziati dopo un anomalo fermo da parte delle forze dell'ordine della regione Lazio il 10 febbraio del 2001,
che ha portato praticamente a un controllo mentale anche dei miei parenti, che vengono manipolati a loro volta contro di me e contro di noi cavie umane, facendo credere che noi siamo dei pazzi, dei schizofrenici, malati di mente. Purtroppo è più facile pilotare una nazione di analfabeti e incompetenti che pilotare una nazione di studiosi e professionisti e intelligenti. I miei parenti, ovviamente ignari del controllo mentale, ignari dei sistemi di manipolazione sinapsi neurale attraverso il puntamento diretto nel cervello, che porta le persone a una totale incapacità narcoletica, a una totale incapacità di sonnambulismo e una totale incapacità di ragionamento. In questi ultimi anni mi sono accorto che, oltre ai miei parenti, manipolano mia madre, i miei parenti più cari, e manipolano anche i parenti di tutte le vittime del controllo neurale, perché abbiamo visto che hanno scatti di ira improvvisi, ci attaccano, ci vengono contro e ci creano gravissime discussioni e patologie. Allora, al di là, qualcuno ovviamente sappiamo che sì, diciamo che ascolta più che altro per ridere queste cose, ma credo che, diciamo, al di là della realtà che viene denunciata da lui, da altri, eccetera, o dalla sua buona fede, per carità, mi permette questo ascolto, ecco, di dire, anche se poi non è questa la sede del bilancio finale, però posso anticipare che sicuramente, diciamo, per quanto mi riguarda, credo che alla fine abbiamo fatto bene a intervistarlo come, diciamo, uno dei rappresentanti su internet del cosiddetto fenomeno del controllo mentale. Allo stesso tempo però siamo ben consapevoli anche che probabilmente parliamo di un fenomeno che in una qualche misura può anche esistere, no? Io non ne ho la prova, ovviamente, dell'esistenza di controlli a distanza di tipo mentale. Abbiamo però, insomma, la storia ci ha consegnato progetti molto concreti della CIA e non solo. Credo che anche, però, ovviamente, che non possiamo mettere sullo stesso piano, ovviamente, gli interventi che ha fatto appunto Emiliano con interventi di Carpeolo, di altri ospiti che abbiamo avuto, in parte credo anche che lì, diciamo, abbiamo avuto, pur avendo fatto bene ad ascoltare anche lui, perché anche ascoltando questa realtà nel modo in cui viene presentata, nel modo in cui viene ascoltata, è comunque uno spaccato di un qualsiasi tipo di fenomeno, ecco, al di là di quale sia poi il reale fenomeno di cui parliamo. Però sicuramente credo anche, però allo stesso tempo, anche se abbiamo fatto bene, insomma, credo che sia stato anche in parte un po', e questo va riconosciuto, insomma, un po' uno degli scivoloni, ecco, forse, che abbiamo fatto nel corso della stagione. Sull'altro ho qualche dubbio, nel senso che c'è stata una campagna un po' troppo contraria, e mi riferisco al caso di Chiumiento e del famoso UFO di Mortegliano. Probabilmente anche lì un mezzo scivolone l'abbiamo fatto, anche lì era giusto ascoltare. Lì però diciamo che è un po' come nel caso di Marciano, c'è un troppo accanimento verso quel personaggio, e a Chiumiento mi riferisco, quindi forse la cosa, diciamo, è più dubbia. Nell'altro caso forse effettivamente, insomma, siamo scivolati un po', ma abbiamo dato comunque uno spaccato, no Paolo? Ma secondo me nulla è uno scivolone, nel senso che tu intervisti, poi la tua linea, intervisti persone che io non intervisterei mai. Adesso per esempio volevi chiamare un personaggio che sia Salvo di Grazia, che è un medico, che io non intervisterei mai, e se un giorno lo intervisterai io non, probabilmente non parteciperò, per evitare di... No, devi partecipare, se no non lo chiamo, scusa. No, perché in questo caso, poi ne parliamo a parte, ma insomma
sarei emotivamente coinvolto, potrebbe dire delle cose che, siccome insomma, ho perso una persona da poco, certo. E lui è un fan accanito che osteggia tutte le terapie alternative, nel momento in cui mi viene a dire che la scienza ufficiale è l'unica percorribile nei modi in cui questa persona presenta poi la scienza ufficiale e le medicine alternative, francamente non ce la farei a non insultarlo, quindi è meglio quando lo chiamerai che io non ci sia. E quindi comunque nulla è uno scivolone di per sé, tu fai bene a chiamare chiunque e poi dopo si può essere d'accordo o no. Dobbiamo andare, Paolo, scusa, ma okay. incombe l'ora. Intanto ci dice l'ascoltatrice di prima che Sennar Kaur è credo un appassionato, è una novità per alcuni appassionati di contattismo ed alieni in ambito ufologico. Paolo, ci sentiamo la prossima settimana per l'ultima, a quanto pare domani ci si vede tra di noi e ci sentiamo per l'ultima puntata la prossima settimana. Grazie, buonanotte.